Lamberti Antonio. Presente. Del Prete Francesco. Presente. Barbato Daniele. Presente. Parolisi Raffaele. Valentino Filomena. Presente. Gervasio Pasquale. Capasso Tommaso. Capasso Tommaso. Di Marzo Anillo. Amatucci Fabiana. Bellino Enzo. Alborino Gennaro. Del Prete Pasquale. Cesaro Nicola. Cesaro Nicola. Cesaro. Cesaro. Pezzullo Giovanni. Argentieri Angelica. Ambrico Carla. Russo Francesco. Vitale Luigi. D'Ambrosio Giuseppe. Rossi Anillo. Di Marzo Domenico. Aveta Pasquale. Grimaldi Teo Resossio. Sono 20 presenti, risultano assenti Parolisi Raffaele, Capasso Tommaso, Russo Francesco e Di Marzo Domenico. Sono 21 presenti. 21 presenti, 4 assenti, la seduta è valida. Allora, alle 19.30 entra in aula il consigliere Domenico Di Marzo. La nomina degli scrutatori, Pasquale Del Prete, Gervasio Pasquale e D'Ambrosio Giuseppe. Inno nazionale, procediamo per l'inno nazionale. Minolanda, approvo, che ne è? Registriamo la presenza di Tommaso Capasso alle 19.30. Presidente. No, ho chiesto prima. Chiaro. Un attimo solo. Secondo solo. È entrato ed uscito. Non lo so, vedi. No, non è entrato. Minuto. È entrato. Allora, un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.
Registriamo la presenza del dottore Russo Francesco alle 19.30. Salve. Non ancora, dottore Aveti. Un minuto. Faccio prima un paio di comunicazioni ancora e poi dobbiamo cominciare a dare la parola. Ah, no, no, io dico. Una? Come vuole? Ok, vai. La parola a Pasquale Vita. Buonasera a tutti. Ecco. No, prego, la stessa prima. Enzo, non stanno problemi. Se tu voglia dire la stessa cosa che dico io, evito di parlare. Ah, no, allora. No, Enzo, non so, chi ha la parola, Presidente? Ce l'ho io o ce l'ha Pellino? Vorrei proporre una, non è l'argomento all'ordine del giorno, una commemorazione. Come tu hai proposto le vittime, giustamente, dell'Emilia Romagna, io volevo proporre una brevissima commemorazione di due personaggi politici che sono scomparsi recentemente. E mi riferisco al maestro Gustavo Schiano e al professore Pasquale Palmieri. Alle famiglie il mio cordoglio e le condoglianze. Ecco, vorrei proporre un minuto di raccoglimento, perché sono due personaggi che hanno inciso tanto nella politica. Forse voi giovani non avete avuto il piacere di conoscere questi personaggi, che a noi, alla nostra generazione, hanno insegnato veramente come si svolge un'azione politica e come ciò che avviene nell'agone politico poi non si deve riversare nei rapporti personali. Questa è la lezione che ci lasciano questi due signori, che vengono dal popolarismo cattolico, che poi è stato il fondamento della Democrazia Cristiana, il partito che ha tenuto insieme la società italiana per 40 anni, partito nel quale io non ho mai militato, anzi ero un avversario di questo partito, benché cattolico, io militavo nel partito socialista di Bettino Craxi. Bene, la Democrazia Cristiana, Presidente, è stato quello che manca oggi nella squadra. E praticamente una squadra è fatta di diverse parti. C'avevamo la destra che è la difesa, l'attacco è la sinistra, il centro. C'è qualcosa? Non va, Presidente? No. E lo facciamo insieme. Non c'è nessuno, la prima genitura in queste cose. Si può associare anche a quello che dico io, non è che quasi ci vediamo alla patente, non siamo all'asilo, Pasquale, non è che siamo all'asilo, c'è una corsa a chi si prende, no, chiaramente non voglio nessuna paternità. Io propongo al Presidente di commemorare questi due personaggi che hanno inciso nella politica frattese, e un minuto di raccoglimento. Poi se altri consiglieri vogliono intervenire nel merito, esprimi loro pensiero, cioè che hanno conosciuto i personaggi possono liberi di fare tutto quello che vogliono, se non capisco. Volevo solo, ecco, dire che questi due personaggi, tra l'altro Pasquale, no, mi dispiace per il capogruppo del PD, perché poi questi personaggi, il popolarismo cattolico è stato una delle componenti che poi ha formato il Partito Democratico. E questa è la cosa importante. Quindi non capisco perché un capogruppo si alza e se ne va, proprio, non si riesce a capire, forse perché la politica oggi è un poco strana. Forse meglio torniamo un'altra volta a vedere come i nostri padri frattesi svolgevano l'azione politica. Forse c'è qualcosa che noi dovremmo imparare. Presidente, se vogliamo fare un minuto di raccoglimento. La parola a Gervasio. Buonasera a tutti. Sinceramente noi tutti ci associamo alle parole dette dal consigliere Pasquale Aveta per i due consiglieri, anche sindaci del Comune di Frattamaggiore, perché se non erro Pasquale Palmieri è stato anche sindaco del Comune di Frattamaggiore. Però volevo fare anche un cordoglio, fatto anche dal sindaco, al nostro lustrino. Io sono passato adesso e stava scritto lustrino da 1870, Sossio. Penso noi tutti ci siamo fermati
a parlare con lui e ci ha raccontato un po' la storia di Frattamaggiore. Quindi mi associo alle parole tue, aggiungo anche quella là del nostro Lussino Sossio e vorrei stampare una promessa dal sindaco di fare una targa allo strillo, così, cose che tu gli hai promesso più volte, e al prossimo consiglio comunale. Sì, già Cavalieri, la targa è chiesta, mi sembra pure a Michele Granata, l'ha chiesto più di una volta come vice sindaco, e quindi al ricordo di Lussino Sossio. Grazie. Iniziamo il minuto di raccoglimento. Finiamo di fare le comunicazioni. Il capo dell'amministrazione, nel decreto numero 4 del 23 marzo 2023, ha nominato come assessori l'avvocato Stefano Marchese, con deleghe lavori pubblici, infrastrutture, edilizia economica e popolare, la dottoressa Vincenza Festa, politiche sociali e welfare cittadino, la dottoressa Antonietta Legnanti, urbanistica e pianificazione del territorio, e la dottoressa Agnese Caserta, pubblica istruzione, legalità e tutela dell'ambiente. I tre acciutre sempre uguali, il vice sindaco Michele Granata, con deleghe arte, cultura, associazionismo, tradizioni popolari, stato civile, viabilità e polizia locale, dottor Giuseppe Pedersoli, bilancio e tributi, trasparenza e patrimonio, Felice Ferrara, deleghe commercio, eventi fieristici, aree mercatali, sport e tempo libero, protezione civile e arredo urbano. Su richieste di alcuni cittadini che stanno da casa, da remoto, in streaming, mi avevano chiesto di leggere l'ordine del giorno, che mi accingo a fare. Numero 1, approvazione verbale della seduta precedente. Numero 2, approvazione rendiconto di gestione 2022 e relativi allegati. Numero 3, ratifica delibere di giunta comunale numero 55 del 24-23-2023 ad oggetto variazione del bilancio, misura 131, piattaforma digitale nazionale dati. Numero 4, ratifica delibere di giunta comunale numero 57 del 20 febbraio 23 ad oggetto conferma riproduzione delle variazioni di bilancio adottata con deliberazione giuntale del 17-2. Numero 5, ratifica delibera giuntale numero 58 il 20 aprile 2023 ad oggetto conferma e riproposizione delle variazioni di bilancio adottate con deliberazione giuntale numero 29 e 30 del 24 febbraio 2023. Numero 6, ratifica delibera giuntale comunale del 27 aprile 2023 ad oggetto variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023 in esercizio provvisorio ad eventi necessari per la realizzazione del numero 3 opere pubbliche finanziate dai fondi POR FERS. Numero 7, successivo riconoscimento di abiti rilevanti da sentenze esecutive ex articolo 194, comma 1 lettera C, decreto legislativo 267-2022, avvocatura civica. Lascio per rilavare la data. Allora, le dimissioni del capogruppo del Partito Democratico, l'architetto Pasquale Gervasio, e la rinomina del nuovo capogruppo, l'architetto Vincenzo Pellino. Sempre lo stesso capogruppo del Partito Democratico Amatucci,
Pellino, Enzo, Valentino e Di Marzo. Di Marzanillo. Perché me l'hanno scritto così? Sì. No, stanno tre o quattro, perché me l'hanno scritto a me, capito? Mi hanno... Che significa? Sono tre o quattro? Siamo quattro. Su sei. Mi hanno scritto a me. Ancora quando ne siamo? Eravamo. Okay. Eravamo sei. Quindi tre sono il 50%. Secondo me nessuno comanda è nulla. Vai. La parola al segretario generale. Allora, chiedo scusa. Tra l'altro il tema... dei gruppi è stato oggetto pure di un altro quesito che mi ha formulato il Presidente precedentemente. Allora, l'argomento gruppo è demandato dal testo unico alla disciplina del regolamento e dello statuto. Il nostro regolamento, il nostro statuto parlano di comunicazione del gruppo al Presidente della composizione. Non dice... se deve essere approvato all'unanimità, non dice se deve essere approvato a maggioranza. Quindi l'unica soluzione è o adeguarsi a una prassi consolidata del Consiglio, adottata anche per il passato, oppure che il Consiglio, nell'ambito della propria autodeterminazione, dica un passaggio, o meglio, un passaggio da un gruppo e l'adesione a un nuovo gruppo deve essere accettata o dall'unanimità dei componenti del gruppo di destinazione o dalla maggioranza del gruppo di destinazione. Ma questo è un passaggio che determina lo stesso Consiglio all'interno del suo regolamento. Purtroppo il nostro regolamento sull'argomento parla di gruppo, nulla dice se maggioranza, se unanimità. Certamente è necessaria una comunicazione del gruppo di destinazione che accetta l'arrivo dei nuovi componenti. Segretario, scusami, c'è un po' di confusione. Io ho chiesto il capogruppo, non ho chiesto l'adesione al gruppo. Io ho chiesto la nomina del capogruppo è veritiera ufficiale. La nomina del capogruppo, nessuna adesione. L'adesione non mi interessa, non sono neanche già aderita. La nomina del capogruppo, siamo sei di noi, sono tre firme che proclamano un capogruppo. Scusa. Allora, comunicazione di nuovo capogruppo consigliere del Partito Democratico. Gli iscriventi, consiglieri comunali, Amatucci, Pellino Enzo, Valentina Filomeni, insieme alla signoria vostra. Il documento è intestato al Presidente del Consiglio e al Sindaco, quindi al Presidente del Consiglio insieme alle signorie vostre, quindi insieme a voi, insieme a me, perché giustamente lui non era... Ah, no, per me ce lo sembra la firma, dice lo segretario che la tua interpretazione è tutto personale, va bene, per me ce lo sembra la firma, a me non significa niente, io scrivo Presidente perché insieme alla signoria vostra io sono Ministro dello Sport, va buono, sì va buono, ma lo scrivo pure io. Allora scusatemi, leggiamo un attimo il passaggio del regolamento perché altrimenti rischiamo. Allora, il nostro regolamento si limita a dire che ogni gruppo consiliare comunica al segretario la sua composizione, designando contestualmente il nominativo del capogruppo. Chiaramente non dice se è necessaria la maggioranza o l'unanimità dei componenti. Questa è una valutazione che il Consiglio Comunale deve fare. Al di là che siano tre o quattro firme, perché il tema è capire se viene nominato dalla maggioranza dei componenti o dall'unanimità. Ma in tutte le democrazie vince sempre la maggioranza. Sembra tornare, forse Michele Granata e Francesco Russo lo ricordano, la teoria di Teodoro Pezzullo, da buonanima. Inventammo una legge, poi se ne parla, l'articolo 10 dice che la legge è così, tutto a posto. Te lo ricordi Francesco Russo e la buonanima Teodoro Pezzullo? Inventava legge al momento, in consiglio comunale, poi se ne parlava. Io voglio capire se quel documento a tre vale o non vale. A me questo mi deve dare la risposta. Vale, va pure, prendiamo atto che vale. Presidente, scusa. Devo leggere ancora. Allora, noi interpretiamo in questo modo, perché insieme significa la quarta firma e quindi siamo in sei su qua, quattro su sei. Oh, tu, non lo so. Tanto fu presidente, me lo dice lo segretario. Non sono segretario, non chiamiamo più, fa presidente segretario, perché ha doppia funzione. Dice se va bene. Allora, la domanda è se possiamo considerare o meno apposta la quarta firma al documento, consigliere. Io voglio sapere quel documento su sedino su tre firme se ha valore. Consigliere, ho risposto. Questa determinazione, se la composizione o la nomina del capogruppo può essere effettuata da una quota parte maggioritaria, verosimilmente, del gruppo o dall'unanimità, la deve determinare il Consiglio Comunale all'interno del suo regolamento. Non dice niente il nostro regolamento.
Quindi siamo nel campo dell'interpretazione. Io posso dire, per una considerazione di buon senso, che se la maggioranza dei consiglieri di un gruppo nomina il capogruppo, quella nomina è valida. Però, ripeto, è un'interpretazione soggettiva. Altri consiglieri potrebbero dire, ma non c'è normato dal regolamento. Sicuramente dovrebbe essere la maggioranza di quel gruppo. Ah, poi se l'ha detto, la maggioranza. Presupponiamo che sia la maggioranza di ogni gruppo. La parola al capo dell'amministrazione. Perdonatemi, perché sennò io credo ci sia un problema proprio di italiano e di comprensione dei documenti che vengono mandati. Perché questo documento non nomina il capogruppo, questo documento comunica solo al Presidente del Consiglio che in una riunione del gruppo è stato nominato il capogruppo Enzo Pellino. Dice, visto che a tutt'oggi nessuno ha comunicato al Presidente del Consiglio di comunicare al prossimo Consiglio Comunale che il capogruppo è Pellino, noi ti chiediamo di farlo. Ma non dice, non sono le tre firme che nominano il capogruppo, dice in una riunione del gruppo abbiamo provveduto a nominare il capogruppo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Scusatemi Presidente, se non leggiamo i documenti, noi qua non parliamo ora. Ma a questo punto allora vale pure non ci mettere proprio i film. Non ci mettendo proprio i film dello stesso valore. Presidente. Dovevano presentare per forza maggiore una richiesta al Presidente del Consiglio, perciò sono state apposte le firme. Pasquale, dobbiamo ancora finire, perché sennò non usciamo più. Dobbiamo finire. Ma è stata aperta una discussione sull'argomento. No, abbiamo finito la comunicazione. L'hai chiusa già la discussione? Allora, Ubi Maior Minor Cesare. Ubi Maior Minor Rodi Cesare. Ma che stiamo parlando, che in un discorso di gruppo, se veniva allargato a tutti i gruppi, le firme erano 6, io di questo non so ce li è. E dico, un documento a 3 per me non tiene valore, poi va bene così, okay. Va bene. Allora, lo stesso Enzo Pellino, capogruppo del Partito Democratico. Presidente, io volevo dare un contributo, siamo in una discussione politica, tecnica, no? Però dobbiamo prima fare, le comunicazioni. E poi andiamo avanti e ci portiamo i feriti appresso, no? Nessun ferito. Curiamo prima i feriti e poi andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, lo stesso Enzo Pellino, il 17 aprile, con nota numero 11840 inviata al sindaco, al capogruppo e al segretario del PD, i consiglieri comunali Russo Francesco, Di Marzo Domenico, Rossanelli, già tesserati nella locale associazione del PD, ribadendo quanto anticipato agli incontri pubblici intercorsi durante le scorse primarie del partito, hanno fatto richieste di adesione al costituito gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Frattamaggiore, che successivamente, visto l'articolo 5 del vigente regolamento comunale, il sottoscritto ha convocato una riunione di gruppo il 19 aprile, presenta anche il segretario di partito Andrea Saviano per discutere sulla richiesta inoltrata, che stante il lasso di tempo trascorso delle ultime elezioni comunali, l'appartenenza decennale dei consiglieri al PD e del contenuto politico della stessa richiesta, dopo un franco dibattito conclusosi con un voto unanime favorevole espresso all'assemblea cittadina del Partito Democratico del 2 marzo del corrente anno, il gruppo consiliare ha accolto favorevolmente la domanda, precisando che tale adesione non comporterà modifiche dell'equilibrio politico-amministrativo raggiunto tra le forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni comunali del 2020, ma deve essere accolto dall'intera maggioranza come un ulteriore impulso propositivo e bagaglio di esperienza politica portato dai nuovi componenti del gruppo consigliere PD all'intera coalizione, con la presente sia al Presidente del Consiglio di effettuare tutti gli adempimenti regolamentari e statutari previsti. Quindi se qualcuno vuole sapere la griglia come siamo, la griglia dei partiti, e poi incominciamo. Allora, il Partito Democratico con nuovi consiglieri comunali. Allora, 9, Gervasio, Valentino, Di Marzo Aniello, Capasso Tommaso, Amatucci, Pellino, Rossi, Russo e Di Marzo Domenico. Liberiamo Fratto Ambrico e Argentiere, Italia Viva Teore, Grimaldi, Fratta al Centro, Ferro e Lamberti, Fratta Maggiore più Verde, Giovanni Pezzullo. Poi abbiamo Popolari per una città ideale, Alborino Gennaro. Gruppo misto ancora Vita, D'Ambrosio e Vitale, Fare Democratico del prete Francesco Parolisi e Cesaro, Impegno per Fratta Maggiore del prete Pasqua e Barbato. Quindi questa è la griglia. Sì. Lo so.
Quella della altra comunicazione, quella di Pasquale. Quella di Pasquale, di Pasquale. Com'è? No, l'ho trovata. Allora, i consiglieri Pasquale Aveta e Luigi Vitale presentano un documento politico indirizzato al sindaco, al presidente del consiglio, al segretario, alla conferenza dei capigruppi e al segretario generale Pietro Dragone. Documento: la situazione politica a Frattemaggiore da tempi ha subito una progressiva evoluzione dovuta in parte alla notare ricollocazione del personale politico eletto nelle liste civiche e in parte alla riorganizzazione di partiti storici che adoperano sul territorio più nuove forze politiche. Da qui a breve ufficializzeranno la loro attività anche in Consiglio Comunale. Una ricollocazione che ha prodotto in Consiglio Comunale anche in fasi strategiche importanti per il governo del territorio, come l'approvazione dei bilanci. Una situazione di stabilità verificato che sul documento di programmazione economica e finanziaria in aula la maggioranza si presentò senza numeri e l'atto fu approvato evitando lo scioglimento anticipato degli organi elettivi grazie alla responsabilità di alcuni esponenti della minoranza. E di per sé questo atto politicamente rilevante avrebbe imposto da parte dei vertici della coalizione di governo un'attenta analisi su iniziative politiche da mettere in campo per garantire un'amministrazione efficiente e soprattutto rappresentativa e espressione di un'idea di città chiara e ben definita. Lo stesso sindaco avrebbe aiutato attraverso l'attuazione di sintesi tra consiglieri nel definire un quadro politico fluido che consente al rappresentante del civico consesso, alle forze politiche e agli amministratori di potersi confrontare su temi, sulle soluzioni, nell'esclusivo interesse della comunità e di garantire dell'efficienza amministrativa. In fondo i cittadini questo chiedono ai loro rappresentanti, impegno su problemi e risoluzione di tematiche per migliorare la vivibilità del nostro territorio. Una sfida ambiziosa che abbiamo il dovere di raccogliere con senso di responsabilità. In quest'ottica ufficializziamo la nostra adesione al gruppo consigliare Impegno per Frattemaggiore. È necessario sottolineare che la nostra azione matura nel rispetto del mandato elettorale ricevuto dagli elettori, ossia quello di controllo sugli atti, che tra l'altro al netto di formule fredde è insita nei poteri e nei doveri di ogni consigliere comunale. Sul piano amministrativo porteremo avanti proposte, idee e istanze collettive con il solito impegno che da sempre ci caratterizza, dimostrando lealtà nelle scelte e nelle azioni. Sul piano politico è evidente che Frattemaggiore, nel quadro emerso anche alle ultime elezioni, ha espresso una chiara tendenza di centrosinistra e riteniamo utile e necessario costruire sul campo, attraverso la partecipazione e la condivisione, un'unità di intenti minata in questi anni solo da ambizioni e personalismi. Una fase che riteniamo superata e su questo valore accogliamo con grande favore l'attività del sindaco Marco Antonio Del Prete, divorse come leader dell'intero schieramento favorendone l'unità e ricomponendo la frattura elettorale, puntando tutto sulla condivisione di valori comuni e di programmi che vanno arricchiti e migliorati attraverso il contributo di consiglieri comunali, dei partiti e dei movimenti civici. E su questo fronte il nostro contributo non mancherà. Una scelta di fare sintesi che ci ha portato a definire un'azione comune col gruppo consigliere della Civica, Impegno per Frattemaggiore, maturata anche da valutazioni future, in quanto con una classe dirigente che si rispetti si preoccupa di garantire un governo
efficiente nel presente e di programmare un futuro sempre migliore. In quest'ottica stiamo lavorando e continueremo a farlo da qui ai prossimi anni all'obiettivo di rafforzare il valore di un centro-sinistra unito, aperto al civismo organizzato e spontaneo, per costruire una coalizione ampia espressione di un programma davvero ambizioso che sappia dare continuità alle elezioni amministrative messe in campo in questi anni e che riesca allo stesso tempo a garantire al governo e al Paese un salto di qualità necessario. Tanto dovevamo in nome di un percorso chiaro nell'esclusivo interesse della nostra città, a vita e vitale. Successivamente il consigliere Luigi Vitale, vai, va. Mi vuoi dare, mi sembra, una mano? Sì? Sono emozionato, ma tu leggi questa cosa, vedi, non si fa. Presidente, mi hanno fatto emozionare perché poi divento capogruppo del gruppo misto, poi mi leggi questa cosa, mo andiamo avanti per capire, che poi non capiamo le posizioni, però dopo devi farci ricapire le posizioni. Ti sto leggendo le comunicazioni, consigliere. No, allora, chiedevo, ma ora sono ancora io capogruppo? No, dico per capire. Prima le comunicazioni e poi ti diamo la parola. Ok. Ha una crisi di identità. No, non capiamo, dopo la, non so la cerchiamo. Più, davvero. La cerchiamo dopo. No, sto qui dal 1300 avanti Cristo, però il problema è che veramente non capisco niente più. Allora Peppe, un attimo. Successivamente a questa nota dei due consiglieri, il consigliere Luigi Vitale scriveva: comunicazione di rendere il gruppo misto consigliere comunale Vitale Luigi. Il sottoscritto consigliere Vitale Luigi, con precedente nota, comunicava l'adesione al gruppo consigliare Impegno Perfetto Maggiore. Indicavamo come capogruppo Daniele Barbato. Purtroppo è verificato che non sussistono le condizioni di una serena agibilità politica. Annullo precedente comunicazione e rinvio nel gruppo misto. Le condizioni di una serena agibilità politica. E quindi a questo punto qua abbiamo fatto tutte le comunicazioni possibili, immaginate. Presidente, giusto per... Un attimo solo, in ordine. La parola, se la vuole ancora, il consigliere Pellini. Consigliere Pellini, com'è? No, abbiamo fatto le comunicazioni. Poi ci stanno le persone che effettivamente avevano già prenotato l'intervento. No, Presidente, scusami, Presidente. Allora non ci troviamo, dovevi farla dopo quella riformulazione dei gruppi consigliari, credo. Se dovevi prima leggere tutte le comunicazioni e poi eventualmente azzardare... Quindi penso che la debba rifare. No, quella là di Luigi Vitale. Solo per una questione di consecuzio tempo, non niente più. No, no, abbiamo comunicato, diciamo, fatto abbiamo anticipato, diciamo, la comunicazione. Presidente, scusami, ma tu hai finito con le comunicazioni? Stanno in ordine, allora. No, aspetta un attimo, fammi capire una cosa. Pellino, Rossi, se ci sta ancora. No, Rossi, le comunicazioni, perdonami. Le comunicazioni. Hai finito? No, non ancora. Ah, vabbè, allora vuoi fare anche ancora l'intervento. Un'altra comunicazione. Si è saltato una comunicazione. C'è una del 10 maggio, vedi, sì, bene? Sì. Erano le 10:42. Allora, a firma del consigliere Teodoro Grimaldi, indirizzata al sindaco, al segretario generale e al presidente del consiglio, richiesta di riequilibrio assetti politico istituzionali. Il sottoscritto Grimaldi Teurosol, nella guida di capogruppo di Italia Viva, all'odore delle recenti novità che hanno riguardato collocazione diversi di eletti insieme alla minoranza consiliare, chiede che ciascuno degli interlocutori in indirizzo per le rispettive competenze provvedano ai necessari correttivi tesi al ripristino di una corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, anche attraverso immediate rivisitazioni innanzitutto dell'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, senza trascurare i necessari quorum strutturali riferiti alla Commissione Consiliare Permanenti, nonché tutti gli altri organi collegiali eletti insieme al Consiglio Comunale, oltre ad eventuali nomine spettanti per legge alla minoranza consiliare. Certo di un certo intervento, Burgo, cordiali saluti. Ok. Finite le comunicazioni? Mi sembra che ci sia ancora qualche altra comunicazione, no? No, abbiamo finito. L'unica cortesia, però, ci riformula poi... No, ci riformula, dopo lo dobbiamo riformulare. Facciamo l'intervento di Pasquale, vedi, perché Luigi Vitale ce l'ha fatta. Aspettiamo solo la vita dopo. Allora, architetto Pellino. Sì, sì.
l'architetto Pellini. La Cassazione sarebbe... No, io è solo, sono... solo la vita. Presidente, mi sono allontanato perché l'istituzione mi sembra che sia stata messa sotto i piedi qua da un po' di tempo. Tra l'altro il presidente e vicepresidente. Uno fa l'errore, il secondo il vicepresidente ancora peggio. No. Ancora peggio, non intervenire. Io sono consigliere, non presidente. Sto parlando io. Non ho messo il vicepresidente ancora peggio, nonostante il presidente gli abbia detto: guarda, ci stanno le prenotazioni, ci sta prima questa. No, non se ne è importato, hanno cominciato a parlare, cominciato a fare, a spiegarci qual è il popolarismo in Italia, qual è questo, qual è quello. Ma io rimango esterrefatto. Non sappiamo tu che cosa vuol dire. Certo, tu non sai, però io per questo dico, se è faccio una commemorazione, perciò ho dato la parola, capito? Non sapevo che tu volessi fare la stessa cosa. Io che cosa devo dire, scusa? Non sai se devo fare, no? Non sai che cosa devo fare, non è che c'è la precedenza in base a quello che ti aveva chiesto il consigliere a vita, che non si capisce. Se tu avessi detto pure io devo fare una commemorazione, una parola. Ma lo dobbiamo mettere in scritto quando si fanno le richieste di intervento, sindaco, ma non capisci, come mi fa? Io mi sono avvicinato all'ufficio del presidente e correttamente ho chiesto, non ho fatto niente di strano. Dopodiché, quando vedo che non mi viene, non sta, ed è stato anche ribadito, io ho sentito il presidente che abbia detto questo. A continuare io dico, ma scusate, ma qui ascoltare tutte queste belle lettere, tutti questi protocolli, sinceramente mi sembra una buffonata in generale, tranne qualche obiezione o qualche scritto, tra l'altro l'ultimo che ho sentito, che mi sembra casca proprio a pennello, perché visto tutte le vicende che si sono avute fino ad oggi non si capisce, per cui giustamente dice, ma il ruolo del vicepresidente come è stato eletto? È stato eletto sulla base dell'accordo che la minoranza aveva una sua espressione, la maggioranza una sua espressione, o no? C'è stato questo accordo? Ah, e allora mi sembra che questo sia stato, io ho capito questo dalla lettera, poi se ho sbagliato ho interpretato questo, diciamo così, per cui io mi sento di rivedere appieno questa cosa, perché all'epoca noi abbiamo dovuto metterci di a chiarire una diatriba che c'era all'interno della minoranza all'epoca, perché c'erano gli stessi numeri di voti o quasi, insomma, e alla fine abbiamo dovuto far scegliere, propendere per uno o per l'altro, ma sulla base di una scelta, ma sempre perché era minoranza o no, Francesco era così, sulla base della minoranza e della maggioranza. Ora mi sembra di aver capito che negli ultimi tempi sia cambiato tutto, o non si capisce se è cambiato o non è cambiato, per cui se fossi stato io vicepresidente, la prima cosa che avrei fatto, avrei rimesso le mie dimissioni all'attenzione del Consiglio Comunale. Perché è giusto che sia così, io ho fatto pure il vicepresidente politico. Quindi so bene quali sono le regole e se vengono rispettate o meno. Non ho condotto quasi il 60% dei consigli comunali nella consigliatura con Francesco Russo, e lui lo sa bene. Però di fronte a queste cose noi non ci dobbiamo mettere la medaglia, perché non è una medaglia, è una scelta politica che è stata fatta all'epoca, perché per poter eleggere il presidente bisognava superare la soglia dei 16, ovviamente, e quindi bisognava fare un accordo con la minoranza, e questa è stata la scelta. Ora, se è cambiato questa cosa, mi sembra giusto che debba essere messa in discussione, e quindi ecco appieno questa cosa. Grazie. Presidente, scusami, quindi è cambiato allora l'assetto? Cioè stiamo... Ah, no. Presidente, ho la parola? Grazie. Recentemente avevo la parola, o me la sono pigliato con la forza. E allora qual è il mio debito? No, io non... Allora, Presidente, tu devi rispondere a me. Mi hai dato la parola anche in precedenza. L'ho tolta a qualcuno. Quindi qual è il torto? Non si capisce. Se poi qualcuno non sta in forma, forse è meglio che qualche integratore, secondo me, ce farà bene, secondo me. Procediamo per... Anzi, cominciamo già a dire una cosa molto semplice.
E questo lo dico con molta serenità e in sintesi, perché le persone di chiacchiere ne hanno sentite tante, non è che vogliamo farne altre chiacchiere stasera. Allora, innanzitutto la regola della maggioranza, ecco perché citiamo Pasquale Palmieri e citiamo Gustavo Schiano, perché la DC si rompevano e si lanciavano le sedie, però dopo uscivano con un documento tutti e 20-23 consiglieri firmati, anche quelli che avevano votato contro, e quei documenti andavano avanti e diventava governo della città. Adesso quello che dice il consigliere, e mi riferisco al documento del PD, visto che qualcuno mi dà lezione, ma do io la lezione politica, e, cioè, sembra che quel documento sia frutto diciamo sì, della fretta, e qualche passaggio all'interno del gruppo è mancato, perché alcuni consiglieri non hanno partecipato alle lezioni, perché loro hanno disconosciuto quel documento. Poi segretari, può essere maggioranza o minoranza, non interessa alla segreteria se è maggioranza o minoranza, perché alla fine se anche una parte del partito, del gruppo è minoranza, democraticamente accetta il discorso della maggioranza, e il documento deve essere firmato da tutti i consiglieri comunali, perché la fase della discussione, c'è poi la fase della votazione, dove vige la regola della maggioranza, e questa è implicita, in democrazia vince quando non c'è l'accordo, non c'è unanimità, c'è la regola della maggioranza. Ecco perché chi ha fatto quel regolamento l'ha fatto molto bene, dottor Sannataro, l'ha fatto bene, professor Sannataro, è chiaro? Che dice alla fine tutti quanti firmano, anche se non erano d'accordo, alcuni non erano d'accordo. Ma qua alcuni consiglieri hanno detto: noi non conosciamo questo documento. Quindi il passaggio democratico è saltato. Sì, questa è un'imposizione. Basta, non voglio entrare in merito. È una questione che riguarda il Partito Democratico, il suo gruppo, se la devono piangere loro. Sinceramente il regolamento è fatto bene. È fatto bene. Chiaro. Poi per quanto riguarda la questione della vicepresidenza, io non ho assunto nessuna presidenza, in questo momento ho vicepresidenza. Allora, quello che deve fare il consigliere Avete nella sua coerenza l'ha sempre fatto. Quando si faranno i gruppi, Aveda farà la scelta che deve fare e risponderà al Consiglio Comunale, alle persone che lo hanno votato, e all'interno e all'esterno, come ho sempre risposto, perché, e dico sempre, non ho preso mai vantaggi dalla politica, ma anche dalle cariche, perché sfido, e lo dico ai miei denigratori esterni, no? Di trovare in 18 anni, e ripeto, 18 anni di attività politica, una delibera, una determina, un'ordinanza o anche un verbale di una commissione consiliare dove la famiglia Veta ha ricevuto un vantaggio. Sfido in 18 anni, non 18 giorni, 18 anni. Quindi prima di infangare, di attaccare una persona che ha la sua onorabilità e la sua semplicità, io non voglio dare lezioni a nessuno, non sono in condizione di lezioni a nessuno, però non accetto lezioni da nessuno, perché la mia coerenza l'ho sempre pagata personalmente e non mi sono mai pigliato con nessuno, non ho mai detto a colpi di questi, a colpi di là. È meglio che il Presidente, ognuno assume le proprie responsabilità. Adesso veniamo al visto che stringe, alla questione di impegno per fatto maggiore. Non so se tu hai letto tutte le comunicazioni, perché nella tutto, anche diciamo, il fatto che noi avevamo letto Daniele Barbato capogruppo, è stato eletto questo, e anche il fatto che poi il consigliere Luigi ha avuto la sua, giustamente, pausa di riflessione e non ha voluto più partecipare, diciamo, a questa iniziativa. Allora, come nasce questa iniziativa? Nasce dal fatto che, ecco, dall'immaturità politica di questa classe dirigente, perché personalizza ogni cosa. Allora, il consigliere vede solo, porge in attacco al Presidente del Consiglio, sematicamente. Aveta non è buono, perché tutti quanti vanno a personalizzare, non vanno a vedere il contenuto dell'attacco, se ha ragione o torto. Aveta non è buono, Aveta è pazzo, Aveta è perché. Poi quando Aveta vota gli atti e fa le cose a favore, Aveta è buono, è una brava persona, è educato, è gentile, eccetera eccetera, perché purtroppo non c'è una copertura politica, non c'è un discorso dove si dice quel punto, quell'argomento è frutto di una riflessione, una discussione, e quindi è una posizione politica, e quindi non è personale. Chi riceve anche uno svantaggio e viene toccato negli interessi anche personali di quell'atto, non può dire a colpe di Aveta o a colpe di quel consigliere, ma è un gruppo, c'è un ragionamento politico. Ecco perché l'esigenza di un consigliere comunale
nell'ordinamento, nel rispetto dell'ordinamento, che non stabilisce il vincolo di mandato, ma dà il potere al consigliere di decidere in base alla propria volontà, assumendosi le responsabilità, perché poi va a giudizio della gente e approva o disapprova. Nella passata consigliatura cioè, a un certo punto, per una certa fase, siamo andati d'accordo con l'amministrazione, poi a un certo punto questo accordo con l'amministrazione è andato in crisi. Io sono venuto in consiglio comunale con un documento di 10 pagine e ho spiegato agli elettori per quale motivo io passavo all'opposizione, non in maggioranza. 10 pagine, 4 consiglieri, 3 firmarono, 1 non firmò. Franco Del Prete non vuole firmare più, si tirò indietro, dice vabbè, si tirò indietro, non lo so, ebbe altre ragioni, sta qua il documento, non lo firmò. 3 consiglieri continuarono, io, Mimmo Di Marzo e la dottoressa Auletta, continuammo a fare, cioè spiegammo agli elettori, e gli elettori hanno approvato quello, se mi hanno rieletto mi hanno approvato quello che ho fatto. Quindi ovviamente la mia coscienza è a posto, la mia coerenza è stabilita, perché io mi vado a misurare con gli elettori, non con i consiglieri comunali, i miei avversari sono i consiglieri comunali, sono gli elettori. Gli elettori decidono se devo continuare o meno questa esperienza, non lo decide mia moglie e né lo decide la mia famiglia né lo decide il consiglio comunale, lo decidono gli elettori, perché il democrazia è il voto quello che va avanti. Quindi Presidente, con lo stesso metro che è stato utilizzato, no, nell'ambito degli altri gruppi e altri partiti, qua ci sono dei documenti, c'è una segreteria politica che ha avanzato delle sue osservazioni. Io non voglio andare troppo nel merito delle questioni, perché non sono argomenti a cui ho partecipato, con l'idea di aprire uno spazio politico dove ho visto anche che il Partito Democratico è cresciuto nella sua formazione. Questo mi ha fatto piacere, perché le persone che sono ritornate da dove erano partite, che non sono mai uscite, secondo me, perché ho visto che era solo un contrasto di indirizzo, ma non di scelte di valori, e infatti sono ritornati nella propria casa, sono tornati a casa. Quindi per me non c'è niente di strano in tutto in questi passaggi. L'importante è che si spiegano alle persone che si fanno questi passaggi e i motivi per cui si fanno questi passaggi. Adesso, cioè, per me non è stato così, perché ovviamente lo dico perché Marco è presente, lo dico, scusami Marco, lo dico in tono amichevole, no, non in senso da sindaco a consigliere comunale, ma anche per un fatto che è giusto che noi ci chiariamo anche davanti alla gente che ci ascolta, no? Me l'ho mandato giù che su 7 consiglieri comunali, 5 consiglieri comunali, a un certo punto si alza il PD, si alzano e dicono non siamo contenti dell'amministrazione, e si rivolgono al segretario pro tempore e dicono guarda segretario, quale cosa non vanno bene. È un segretario che noi abbiamo spinto, non è che lui abbia l'iniziativa, ha fomentato questa rivolta. Diciamoci le cose, Francesco, come stanno, perché io non mi innamoro delle mie idee, io mi innamoro della verità. Poi se dico delle sciocchezze, bene. Allora noi siamo andati a segretario e abbiamo detto segretario, quelle cose non vanno bene, poi qua siamo in una condizione di tisi politica. E infatti in quel momento l'amministrazione faceva acqua tutte le parti, poi si è raddrizzata, forse anche ecco l'opposizione costruttiva, cioè la spinta, ha messo Marco a riflettere, si è fatta un po' di salita raggruppandosi delle forze e ha vinto le elezioni. Quindi secondo me è stato un merito, la conclusione. Vado alla conclusione, e quindi è chiaro che quando un partito poi il simbolo lo dà al sindaco uscente, che ha raggruppato i gruppi un po' che venne a destra e a sinistra, e 5 consiglieri su 7 del PD vengono sfiduciati e dici no, il simbolo a voi non ve lo diamo. Io faccio un applauso a Marco perché è stato capace di convincere il partito e Saracin per avere il sindaco, però democraticamente non mi sembra giusto. E quindi io non entrerò mai nel PD fin quando non avrò le scuse da parte di un partito e mi dice abbiamo sbagliato, il simbolo non andava assegnato, a me non andava assegnato, non viene assegnato alla parte minoritaria del partito. Quindi ecco perché io non ho fatto questo passaggio, Francesco, per questo motivo qua. A me non le scuse, dice abbiamo sbagliato. In qualunque democrazia il simbolo andava a quei 5 consiglieri comunali, con la segreteria politica. Mi dispiace, ma è così il ragionamento. Mo, il chiarimento è fatto, è tutto chiaro. Adesso io continuo a cercare di fare una mia aggregazione, maggioranza, minoranza, dopo lo andiamo a vedere dopo. Perché se alla fine la mia scelta è una scelta di maggioranza,
tutto quello che rappresenta la minoranza sarà messo sul tavolo a disposizione di chi degnamente la fa rappresentare. Perché io non sono mai affezionato né agli incarichi né alle cariche. Quindi un attimo dopo che è stato, si è chiarito un po' la questione, se io sono un consigliere che è vicino all'amministrazione, io rimetto la mia carica a disposizione di chi fa l'opposizione in modo decoroso e degno. Grazie Presidente. Allora Pasqua, però il Consiglio Comunale stava aspettando un poco la risposta, diciamo, di questa adesione, e volevamo chiedere al capogruppo di impegno per Frate Maggiore, diciamo, la posizione, e diciamo perché al momento, mentre per il Partito Democratico è arrivata la comunicazione. No, allora ti voglio spiegare. Il Partito Democratico, il capogruppo del Partito Democratico, il gruppo, ha scritto al Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri comunali che è avvenuta questo tipo di adesione fatta come richiesta dei consiglieri. Al momento, con la richiesta fatta dall'adesione dell'impegno per Frate Maggiore, non è arrivato ancora niente. Tecnicamente, diciamo, i consiglieri che hanno fatto l'adesione ritornano dove Presidente, stavano. Presidente, scusami, ma a tal proposito c'è anche un'altra lettera di diffida. No, e poi scusami, questa è una procedura che però hai inserito tu stasera dopo 3 anni, perché quando io sono entrato in Beni Fatta Giù non mi ricordo che il capogruppo mi è stato fatto una domanda per la grigia, io l'ho letto perché alla fine non mi è arrivata un'adesione del partito, del capogruppo oppure del gruppo dell'impegno per Frate Maggiore per no, questo allora, assenso alla richiesta. Sono infelice allora nella domanda. Presidente, è una procedura che hai inserito stasera o hai sempre fatto così? Allora, la prima volta che è successo che effettivamente gruppi, consiglieri comunali hanno lasciato un gruppo e sono venuti in un altro gruppo. Al momento l'articolo 5 del regolamento dice che il gruppo in cui i consiglieri comunali vogliono aderire devono fare la comunicazione al Presidente del Consiglio, se no questo non può essere fatto, capisci? Noi abbiamo chiesto su questo argomento un parere al Segretario Generale, che adesso vi passo. Ma prima Aniello, scusami, però io prima pure ti stavo chiedendo no. Cioè Dani, ma io allora scusatemi, è un po' il tema che avevo anticipato prima verbalmente. Il Presidente mi chiedeva come gestire questo passaggio da un gruppo esistente ad un altro gruppo, chiaramente sganciati dalla provenienza elettorale. Come anticipavo prima, il tema dei gruppi è un tema non normato, rinviato al regolamento e allo statuto. Volevo fare una precisazione sulla riflessione che faceva il consigliere Vita. Non si tratta di dire che il regolamento è fatto bene o fatto male, si tratta di dire che rientra nell'autonomia organizzativa e decisionale del Consiglio Comunale stabilire se darsi una regola puntuale o meno. In mancanza di una regola puntuale, chiaramente non possiamo che affidarci a una prassi consolidata di questo Consiglio. Se il Consiglio ritiene che non sia necessaria l'accettazione del gruppo di destinazione, ma una semplice presa d'atto, leggendo la nota del consigliere che dice esco dal gruppo X e passare al gruppo Y, il Consiglio è nella facoltà di farlo. Però dalla formulazione che abbiamo all'attualità non abbiamo elementi per dire se serve l'unanimità del gruppo di destinazione, la maggioranza dei componenti del gruppo di destinazione, è lasciato all'interpretazione di questo Consiglio. Questo era il tema, consigliere Vita, assolutamente non era una prevaricazione della maggioranza, è una facoltà che il legislatore dà, perché dice per me il gruppo non ha una disciplina giuridica puntuale, è demandata all'autonomia degli enti locali nel loro statuto, nel loro regolamento. Segretario, scusami. Chiedo scusa, completo un attimo la riflessione. L'unico precedente che ho trovato da parte del Ministero dell'Interno di una situazione dove praticamente un gruppo che aveva una composizione paritaria, perché poi buon senso lascia immaginare che si faccia riferimento alla maggioranza dei componenti, afferma che comunque è necessaria l'accettazione del gruppo di destinazione, che questa accettazione, laddove non è possibile ricavarla da un criterio maggioritario, debba avvenire per unanimità. Quindi se abbiamo 4 componenti, 2 componenti, eccetera. Questa è l'unica riflessione che ho consegnato al Presidente.
È chiaro che oggi resta alla vostra autonomia decidere se no, dico però per la mia domanda, dico perché oggi, cioè io voglio dire, invito anche, vedo cioè, tanti consiglieri decani in aula, no? Dico, anche quando io sedevo accanto a te come presidente, non mi ricordo che era una prassi consolidata quella di ricevere una nota del capogruppo. Lo dico, io non sto discutendo su quello allora, che io e Pasquale decideremo, dico, la stiamo decidendo adesso. Stai dicendo una cosa giusta. Però citami un esempio, diciamo, che quando tu facevi il presidente è avvenuto questo che è avvenuto. No, io te lo posso fare anche senza presidente. Io sono entrato in questo gruppo e non mi ricordo che Pasquale si è espresso per farmi entrare. Ma ha fatto la comunicazione. Se Pasquale fa la comunicazione è tutto normale. Se invece Pasquale non fa la comunicazione tu non puoi entrare. È come è successo in questo momento. Perché vi ho letto allora, prima la griglia. Allora stai rispondendo. La griglia ve l'ho letta perché non avvenendo, diciamo, l'impegno del capogruppo. Allora, Gino Vitale aveva già, diciamo, uscito, cioè non aveva più aderito. Il capogruppo di, diciamo, dell'impegno per Frate Maggiore non aveva fatto la comunicazione al presidente e quindi andava da sé che il consigliere Aveta restasse un'altra volta nelle more che avviene qualche altro tipo di incontro. Guarda, io ti dico la verità, ti esprimo veramente seri dubbi, ma secondo me più che seri, gravi dubbi, Anillo, perché io non me la ricordo questa procedura. Cioè, quindi, però mi sbaglio io, quindi dopo è scontato che mi sbaglio io. È una procedura, che io ho chiesto al segretario generale, non è una procedura. Scusa, perché no, però il segretario ha fatto una precisazione, il segretario è a microfono, ha detto se non esiste una prassi consolidata, allora si fa riferimento a quello che ha letto il segretario. Segretario, ho dito bene o mi sbaglio? Quindi voglio dire, tu stai oggi sancendo una prassi quando per 8 anni, e mi riferisco ai mandati di Marco Del Prete, sta cosa non si è mai fatta. Daniele, architetto Bellino. Cito io il precedente. All'epoca ero capogruppo del Partito Democratico con una richiesta fatta da Tommaso Capasso, entrata all'interno del Partito Democratico. Noi abbiamo fatto prima un gruppo. Abbiamo fatto l'accettazione della sua entrata e io personalmente ho fatto la trasmissione, la comunicazione al Presidente del Consiglio, all'epoca di tu, dell'entrata nel gruppo di Tommaso Capasso. Questo come precedente, forse non l'avevi dimenticato questo qua. Per quanto riguarda poi il regolamento, mi sembra che è vero che è vago, però è chiaro. Se non ci sono gli elementi, diciamo così, è soltanto il gruppo che deve decidere. Se non c'è la maggioranza la fa chi ha la rappresentanza in quel momento, il capogruppo, diciamo così. Quindi, ma guarda Enzo, io non discuto maggioranza, che giustamente Pasquale 2 minuti fa. Il precedente, per esempio, io non lo so, se che dati invita a leggere una comunicazione di Franco Del Prete che accetta l'adesione di Nicola Cesaro e Raffaele Parolini. Io non me la ricordo. Se tu ce l'hai, allora ti invito a palesarla agli occhi di tutti. Oppure mi diceva giustamente Pasquale, che è qui accanto, diceva: ma noi non abbiamo discusso dell'ordine del giorno ingresso o non ingresso di Pasquale, capito? Perciò ti dico, secondo me sei andato un pochino troppo veloce nel determinare una procedura che fino ad oggi non esisteva, cioè questa è la mia riflessione, non è se Pasquale Aveta è dentro o è fuori, cioè ti sto solo invitando a riflettere su dei precedenti, perché qua si parla di precedenti, non si parla di una regola ben delineata, o mi sbaglio? Scusa consigliere, ma a te pare possibile che un gruppo oppure un consigliere no, comunale... Ma allora a me non mi pare possibile, mi leggi la comunicazione di Franco Del Prete? Io leggo quello che ha letto Enzo Bellini, poi dobbiamo cercare. Ma è una, e è una, cioè, contro quello... prossimo consiglio comunale, te la leggo, e mo che dove la prendo? Te lo dico io, non c'è Anillo, perciò ti dico, tu stai definendo una prassi consolidata. Forse perché sono tutte liste civiche, allora può darsi quindi dovresti allora fare... ci sono i partiti hanno delle regole rispetto ma noi non siamo un partito, Enzo, ma noi non siamo un partito, scusa. Presidente, scusa. Pasquana. Ok, allora, non ho capito, scusa. La griglia era stata letta perché Vitale aveva comunicato con una nota che non aveva aderito e Pasquale Del Prete come capogruppo del partito non aveva fatto la comunicazione, diciamo, alla presidenza per l'accettazione di questa richiesta, quindi andava da sé che al momento non erano ancora entrati.
Presidente, guarda, non me ne volere, cioè, però io la trovo un impuntarsi su una posizione senza volersi aprire anche a un ragionamento. Se questa prassi non è consolidata, significa che tutto quello che noi faremo da qui in poi può avere serie ripercussioni sull'amministrazione, che tu ti stai arrogando un diritto che non hai. No, noi siamo... Scusi, mi ti sto dicendo, mi citi per piacere i precedenti, se non ci sono, tu non puoi dire che cosa che Aveta è o non è in un gruppo. La parola al segretario generale. Scusa, il punto è, io francamente ho ricordi variegati, però sicuramente non c'è un filone consolidato di accettazione nell'ingresso in un gruppo, così come non è vero che non c'è mai stata accettazione. Sicuramente, okay? Sì. È un momento di auto-organizzazione, cioè voglio dire, se il vostro gruppo ritiene che c'è l'adesione, penso alla presenza... Ma proprio in virtù di quello che tu dici, che io benedico, cioè veramente, perché la tua conoscenza è nota a tutti, dico, io e Pasquale non ne abbiamo parlato, perché il Presidente va e dice se c'è una prassi consolidata? Cioè, si è espresso il Presidente quando questa cosa non è nelle facoltà del Presidente. Cioè, questa è un'organizzazione interna ad un gruppo civico che ha partecipato all'elezione di Marco Antonio Del Prete. Punto. Quindi se tu hai una comunicazione, secondo me, allora, prassi consolidate, prende allora la presa d'atto al Consiglio Comunale, stop, invece no, stai anche interpretando. Se io ti ho detto, visto che tu la interpreti, mi dici su che criteri, su quale regole, su quale legge, su quale decreto sta interpretando questa nota? Il regolamento ci sta, è che il gruppo, l'articolo 5 del regolamento, che prevede che il gruppo faccia comunicazione al Presidente del Consiglio. Il gruppo, si va alla comunicazione, non ci sta, ma io ho capito quello che tu dici. Se non c'è, tu hai fatto una precisazione, ma cioè, dico, stai invertendo l'ordine delle frasi. Abbiamo seguito. Se non c'è una prassi consolidata, vale l'articolo 5. Sai che ho capito bene? Non è che se la prassi consolidata prima l'articolo 5, sempre prima l'articolo 5, chiaro, oppure se c'è un vuoto interpretativo ci possiamo appellare alla prassi. E dico, mo ci sta sto vuoto interpretativo, sì o no? Io credo di sì, quindi secondo me voglio dire, è una forzatura dire che Pasquale Aveta non fa parte di impegno perfetto maggiore. È il mio modesto parere, però vi invito a riflettere prima di essere un pochino così veloci su questa missiva. Cioè, voglio dire, qua parliamo tanto di democrazia e di collegialità, però mi pare che San Vicente Cina è una persona, no, tu non fai parte di un gruppo, non si sa basato su che cosa. Se per voi va bene anche per me. Perdonatemi, io posso soltanto dirvi quello che recita il nostro regolamento. Cioè, ogni gruppo consiliare comunica al segretario la sua composizione, designando contestualmente il nominativo del capogruppo. Poi la presenza del Consiglio prende atto di questa composizione, però così come comunica ogni successiva variazione. Noi oggi abbiamo la comunicazione del consigliere, il gruppo agli altri, io so che non abbiamo comunicazione, quindi non possiamo. Bravissimo, ma infatti io questo facevo appello prima, quando dicevo si chiede a una persona di rivedere anche la sua nomina di vicepresidente. Quindi di fatto stiamo dicendo che lui è passato in impegno per fatta maggiore, delle due l'una, perché altrimenti lui, certo. Scusa Presidente, no, scusami. Allora, Rossi Anillo. Posso? Stai dopo, sta Vitale e Barbato. Barbato. Okay. Che significa rimaniamo? Vitale e poi Franco Del Prete. Quindi la discussione è sospesa, andiamo oltre, giusto? Okay. Allora, buonasera Presidente, buonasera Sindaco, colleghi consiglieri, pubblico presente e chi ci segue da casa.
Mi perdonerete se l'intervento sarà un po' lungo rispetto al solito, ma ritengo che questa seduta sia molto importante anche sul piano politico, per cui si rende necessario stabilire dei concetti in modo chiaro e trasparente. Oggi è il giorno in cui si sancisce ufficialmente l'unità del Partito Democratico e di fronte a questo risultato dobbiamo riconoscere gli indiscussi meriti del sindaco Marcantonio Del Prete, perché ha avuto prima il coraggio e poi il merito di definire un percorso che puntasse a sanare le ferite dovute alla frattura verificatasi alle elezioni amministrative. È riuscita a ricompattare il partito, è riuscita a ricompattare la nostra comunità politica, dando nuovo slancio al partito. Ma questo non significa tralasciare tutto ciò che è successo. Oggi superiamo la fase di divisione, privilegiando i motivi che ci tengono insieme, ma si badi bene, si tratta dell'inizio e non della fine di un percorso, perché quando maturano delle divisioni di contenuto, le responsabilità non sono mai da una sola parte, e da qui in avanti è necessario analizzare ciò che è accaduto per correggere il tiro laddove sono stati commessi degli errori, da un lato e dall'altro. Rilanciare il PD significa restituire al partito un ruolo di primo piano attraverso un'azione partecipata. Significa che da qui in avanti ogni scelta va maturata nella sezione, attraverso un dibattito democratico. Si discute e poi alla fine prevale la linea migliore per la collettività. Ed ognuno di noi deve essere disponibile a fare dei passi indietro per consentire all'amministrazione della città di fare passi in avanti significativi, perché c'è tanto da migliorare. Anche sul piano politico, restituire al PD un ruolo centrale significa anche rivedere in chiave futura una linea politica chiara nelle alleanze e nella costruzione di coalizioni che debbano essere coerenti. Il PD è alla guida del centro-sinistra e l'obiettivo resta la costruzione per il futuro di una coalizione di centro-sinistra, senza obbrobri, senza carrozzoni, che sono forti elettoralmente ma poi si sgretolano di fronte al governo, dove un sindaco deve perdere tempo a rincorrere il singolo consigliere su istanze personali e di parte, tralasciando il governo della città e le istanze collettive. E lo ribadiamo con fermezza, perché anche su questo tema abbiamo dato dimostrazione che noi diciamo quello che facciamo, perché lasciando ad altri il predicare bene e razionare male. Ci siamo candidati e lo abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale, noi siamo il PD. E qualunque sarebbe stato il risultato elettorale, il PD era e restava la nostra casa. Lo dice la nostra storia. E oggi siamo qui a celebrare la ricomposizione del partito, senza aver chiesto nulla. Non abbiamo barattato la nostra posizione politica con incarichi di assessore o altro, perché non è quello che ci interessa. L'ho sempre detto, l'ho sempre ribadito, anche pubblicamente sui social. Ed oggi siamo qui a certificare che noi facciamo ciò che diciamo. Sicuramente ci sono cose che vanno migliorate e di queste cose ne parleremo nel partito, con la nostra comunità, con i consiglieri, con gli assessori, col sindaco e il segretario. E continueremo a dare il nostro contributo perché c'è il dovere di fare meglio e di più. Una scelta maturata anche e soprattutto nella direzione di dare una mano alla città in un momento storico dove in ballo ci sono i progetti del PNRR. L'attività di controllo è insita nei compiti di ogni consigliere comunale e continueremo a svolgerla come abbiamo sempre fatto e dimostrato. Non serve essere opposizione per controllare atti e procedure. È un dovere di ogni consigliere comunale. Ma non ci troverete mai ad esultare se l'amministrazione perde un finanziamento per un'opera pubblica. Non è quello il nostro obiettivo, non ci serve quello per dimostrare che siamo diversi e migliori. Noi siamo qui a lavorare nel nostro partito, per la nostra città e daremo sempre un contributo all'amministrazione per migliorare, per evitare che si perdano finanziamenti e daremo il nostro contributo in questa fase storica delicata al sindaco e alla città affinché le cose si facciano. È l'unico modo che conosciamo per presentarci davanti agli elettori a testa alta, dimostrando il nostro contributo per migliorare Frattamaggiore. Noi non scappiamo da quest'aula perché non abbiamo vinto le elezioni. Noi ci restiamo e diamo il nostro contributo per migliorare la città, preferendo l'assunzione di responsabilità e non sperando che la città peggiori per dire avevamo ragione. Lo dico senza polemica, lo sterile populismo qui non attecchisce.
lo ha dimostrato anche il Movimento 5 Stelle della prima ora, in quanto abbiamo un percorso che non si fonda né sulle prebende né sugli interessi e soprattutto nel rispetto verso la linea stabilita dal partito, ritengo sia giusto il voto favorevole, da concepire come un'apertura di credito, come l'ennesimo attestato di fiducia, sperando che lei da qui in avanti si dimostri all'altezza di questa fiducia. Cosa significa? Significa che lei oggi assume la guida politica dell'alleanza di centrosinistra e del PD. Significa che lei oggi deve essere garante della buona politica. E se ci sono colleghi che la tirano per la giacca, deve far capire loro che i tempi sono cambiati e non ci sono spazi per interessi personali che penalizzano quelli collettivi, che non c'è spazio per l'arroganza, che Frattamaggiore non ha un sindaco ricattabile, nemmeno sui numeri, e diventa intransigente nella tutela del bene comune. Essere all'altezza significa volare alto, significa dare spazio alla reale partecipazione, alla reale condivisione. Significa nel presente migliorare l'azione amministrativa, recuperando anche una leadership sugli indirizzi da dare ai settori che, a mio avviso, spesso travalicano pure il loro ruolo di competenza, mettendo in difficoltà e in imbarazzo l'amministrazione per scelte non in linea con l'efficienza e la legittimità degli atti. Essere all'altezza significa intervenire laddove si palesino dei conflitti di interesse, delle zone d'ombra. Essere all'altezza significa pensare al presente attraverso un'amministrazione efficiente e pensare al futuro per migliorare la qualità della classe politica, ridefinendo uno steccato politico e di alleanze che sia coerente ed omogeneo coi valori del centrosinistra, con la necessità di questa città ed espressioni di quella che lo chiamo buona politica. Noi abbiamo fatto enormi passi indietro per il bene comune, in nome di un percorso politico che sentiamo nostro, perché è stato sempre il nostro. Abbiamo subito anche qualche affondo di troppo, abbiamo sopportato anche atteggiamenti sopra le righe di alcuni e lo abbiamo sopportato in silenzio, sapendo che fossero parole al vento. Ed oggi lo abbiamo dimostrato nel modo migliore possibile, dato coi fatti, evitando polemiche ed evitando anche in questa sede parole che ci avrebbero dato soddisfazione, ma allo stesso tempo aperto nuove divisioni e nuove rotture. Cosa che non vogliamo, perché Frattamaggiore e l'amministrazione hanno bisogno di serenità per dedicare ogni sforzo a risolvere i problemi. Allo stesso tempo, però, saremo intransigenti sui valori che noi riteniamo imprescindibili. Diamo lealtà e pretendiamo lealtà, sapendo però che sui temi come la questione morale, come la legalità, non ci sono mediazioni possibili, perché fingere di non vedere significherebbe mettere a repentaglio lo stesso corso di governo. Insomma, è chiaro a tutti che è inutile analizzare il passato, ma ripartiamo oggi tutti più forti, ma anche più consapevoli che c'è la necessità di migliorare, di fare passi in avanti e non passi indietro. Frattamaggiore ha bisogno di accelerare, dando spazio a chi vuole lavorare e non a zavorre che eventualmente hanno tutto l'interesse a seguire percorsi diversi da quello collettivo. Lealtà e rispetto non mancheranno, così come non mancherà la forza di reagire rispetto a chi pensa che non sia cambiato niente. Come detto e per motivi esposti, ribadisco, caro Presidente, il mio voto favorevole al bilancio consuntivo. Grazie. Grazie consigliere, la parola a Franco Del Prete. Presidente, cambiamo un po' argomento dopo il grande discorso di Nello Rossi, che c'è. Sembra che stai sulla casa. Non c'è Arborì, preparato. È finito. Detto questo, Presidente, ci vediamo dopo 6 mesi, Presidente. Lamberti diceva che eri impegnato al lavoro e non volevi fare i consiglieri. Con mio rammarico devo dirti che sei stato poco sensibile, perché mi aspettavo almeno due parole verso un consigliere comunale che ha avuto un grave infortunio e un augurio di tutto il consiglio comunale. Mi aspettavo che come Presidente del Consiglio avessi detto almeno una presta guarigione verso il consigliere Raffaele Parolisi. Con mio rammarico, Presidente, sei stato molto molto mancante, lo so, preso dal
da tanti attacchi verso la Presidenza. Non so fino a che punto ti conviene ancora stare a fare il Presidente, però va bene così. Presidente, ti voglio rivolgere un quesito, anche se il segretario gradirei che me lo mettesse per iscritto poi la risposta. Vorrei capire se i scrutatori sono obbligatori per la seduta del Consiglio Comunale, se sono obbligatori, in quanto oggi è la 15ª seduta, considerate che facciamo, sulle 14 precedenti, 7 sedute non abbiamo fatto gli scrutinatori. Questa è una ricerca fatta... è una ricerca. Di conseguenza vorrei capire se... cioè, per non invalidare le sedute precedenti, è una cosa gravissima. Allora, se è un suo parere, segretario, è ben accertato che oggi è diventato il parere di tutto, facciamo anche quest'altro parere e chiudiamo questa partita. Detto questo, volevo un'altra cosa. Fare i complimenti al sindaco, perché come al solito, se non faceva il suo sindaco, ci ha visto lontano, perché quando si è insediato nel 2015 e ha fatto, diciamo, come 110, l'ingegnere Domenico Raimo ci ha visto lungo, e mi spiego anche perché. In una nota fatta dai capigruppo il 12 aprile 2023, il 13 viene risposta ai capigruppo, una cosa bellissima. In più, proprio dalla sua cioè, diciamo, sapienza, ci ha risposto anche giuridicamente a noi consiglieri, facendoci delle sentenze in giurisprudenza. E noi abbiamo preso, Enzo come capogruppo, no Enzo? Abbiamo preso questa sentenza. E allora chiedo al sindaco, dato che è conteso tra i vari comuni, di predisporre degli atti, non lo so quali siano perché non c'è neanche il dottor Farel, per assumerlo. Già abbiamo perso il comandante della Polizia Municipale di un certo spessore. Perdere anche l'ingegnere Domenico Rai, penso che Roppi mi aiuto. Cioè, ti chiedo questo a nome di Fare Democratico, non so se gli altri gruppi si vogliono associare, però questo è il nostro pensiero. Grazie. Soprattutto dopo il pensionamento di due tipi importanti. Non posso parlare di altro. Giustamente. Il segretario ha già risposto al voto. Segretario chi? Tu vuoi entrare in merito in altra risposta, scusami. Comunque, sindaco, ti chiedo cortesemente se puoi predisporre di quest'altro, non lo so in che modo e in che maniera, grazie. Scusa, consigliere, la nota che leggevi per quanto riguarda la mancanza degli scrutatori all'interno del Consiglio Comunale. Vuoi sapere pure le date? No, dove l'hai, diciamo, rilevato? Da tutti i consigli comunali. Dai, cioè dal Brogliaccio. Seduta del 26 novembre 2020, non 2020. Ci sono scrutinatori. Seduta del 14 dicembre 2020, non ci sono scrutinatori. Seduta del 19 aprile 2020. No, ti chiediamo dove l'hai rilevato questa mancanza? Dal Brogliaccio? E perché poi vediamo dal resoconto stenografico se per microfono sono stati nominati. Se non sono stati iscritti è un conto. Se non sono stati proprio nominati è un altro conto. Ti trovi? Allora noi, se tu fai richiesta, noi procediamo a fare richiesta allo steno di via per vedere se effettivamente sono stati fatti. Se il segretario può rispondere per iscritto, glielo ho detto, no scusa. E dobbiamo fare la rilevazione dallo steno di via. Che per vedere se è mancanza di scrittura che è stato scritto. Ma non è un mio compito, io ho chiesto. No, come no. Va bene, okay. Grazie. Ci scusiamo con quello che poi diceva il consigliere Franco Del Prete per una pronta guarigione del consigliere Raffaello Parolisi. Ci scusiamo perché alla fine siamo stati veramente impegnati su tutti questi fronti e quindi alla fine ci è scappato proprio di augurargli una pronta guarigione. Argentiere Angelica. Salve, buonasera a tutti, buonasera ai cittadini in sala, ai cittadini che ci seguono da casa. Allora, giusto un incipit prima di portare a conoscenza il nostro documento. Per noi questa è una seduta, è un luogo sacro, Consiglio Comunale, così come conferenze dei capigruppo, così come le commissioni consiliari. Se prima provavo a dare contributi alla discussione, perché credo che sia importantissimo definire i capigruppo in virtù proprio della conferenza e soprattutto anche la distribuzione delle commissioni consiliari al fine di garantire maggioranza, equilibri tra maggioranza e minoranza, così come chiedeva anche il collega
Teore Grimaldi. Quindi per questo, cioè, rilancio, come dire, la richiesta di capire se il vicepresidente Aveta fa parte della maggioranza formalmente, perché penso che ormai in maniera ufficiosa e informale lo ha dichiarato già da parecchio tempo con le minoranze amministrative e i siti tecnici, però cerchiamo di capire formalmente se fa parte, perché sennò dobbiamo andare a rivedere l'ufficio di presidenza per garantire l'equilibrio tra maggioranza e opposizione. Fatta questa premessa, per me era indispensabile dirlo in virtù di quello del documento, insomma, protocollato oggi, che è una, un'ulteriore diffida da adempiere al sindaco, al vice sindaco, dagli assessori competenti del comune di Frattamaggiore a fornire le interrogazioni sempre, le risposte alle interrogazioni sempre che noi abbiamo fornito. Ovviamente noi abbiamo dato un ulteriore termine, chiediamo, ovviamente noi non sono pervenute ancora risposte per iscritto, laddove insomma il presidente sembra che abbia saputo di risposte che ci siamo state date, come dire, le aspettiamo, così non procediamo. La leggo. I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare di minoranza Liberiamo Fratta premettono di aver presentato le seguenti interrogazioni in data 27 luglio con numero di protocollo 15703, un'interrogazione a risposta scritta inviata al sindaco, all'assessore, al già assessore ai lavori pubblici e urbanistica, dottoressa Fiorentina Parretta, che chiedevano di conoscere quante attività industriali del territorio di Frattamaggiore avessero subito variazioni di destinazione d'uso e quale di questi con destinazione ad attività commerciale. Successivamente, in data 25 novembre dello stesso anno 2022, con protocollo 25094, un'interrogazione sempre a risposta scritta, inviata al sindaco e all'assessore al patrimonio sulle condizioni della piscina comunale, e in data 17 gennaio con protocollo 1457, 17 gennaio di quest'anno ovviamente, sempre un'interrogazione a risposta scritta inviata al sindaco e al vice sindaco sulle motivazioni che hanno individuato alcune zone cittadine come zone a particolare rilevanza urbanistica. Rilevato che per le predette interrogazioni alla data odierna sono rispettivamente trascorsi 300 giorni numero 306, 185 e 132 dalla data di protocollo della casa comunale, le stesse non hanno avuto risposta per iscritto, nonostante due sollecite da parte del prefetto a cui le sottoscritte si sono rivolte. Quindi, considerato che, vi cito la parte normativa, il decreto legislativo, quindi dell'articolo 43 del TUEL 267/2000, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, articolo 46,3, e l'articolo 328 del Codice Penale, tutto ciò premesso, rilevato e considerato, i sottoscritti consiglieri diffidano il sindaco Marco Antonio Del Prete, il vice sindaco Granata Micheli, gli assessori competenti, entro e non oltre gli ulteriori 15 giorni dall'inoltro della presente, a fornire risposta alle interrogazioni risposta scritta alle interrogazioni sopraindicate, con l'avvertenza che in mancanza si procederà presso le competenti sedi amministrative e o giudiziarie. Chiedono altresì quindi al presidente del Consiglio Comunale Aniello Di Marzo di verificare le risposte e di inoltrare la presente diffida all'illustrissimo signor prefetto di Napoli, dottor Claudio Palomba. Ovviamente in allegato ci sono tutte le interrogazioni a cui faccio riferimento. Ad integrazione però di questa nota protocollo mi permetta, presidente, di aggiungere, come dire, una piccola postilla. Innanzitutto spieghiamo un suo intervento in un impegno fattivo, non solo nella trasmissione, come dire, come mero messaggero, ma soprattutto proprio come garante massimo delle attività consiliari. Cioè, per il nostro ruolo, per quello che crediamo e per l'importanza del Consiglio, noi crediamo assolutamente che il Presidente del Consiglio abbia questo onore e onere massimo, e quindi insomma invitiamo a farlo, perché sennò non vorrei, come dire, andare a rivedere poi l'intero ufficio di presidenza, non solo il vicepresidente. E vi chiediamo che ci pervengano risposte degne ed esaustive e non aperture di protocollo che poi non rispondono o comunque non rispondono in maniera soddisfacente alle richieste effettuate, affinché sia garantito il principio democratico, che è quello che ho detto all'incipit, dell'esercizio delle funzioni, affinché la minoranza, l'opposizione possa garantire in maniera democratica l'esercizio delle proprie funzioni. Le porto un esempio.
Presidente, molto semplice. Rispetto ad una interrogazione dove insomma abbiamo ricevuto risposta, anche se sono andata, come dire, fisicamente a prendermela perché non c'era ancora pervenuto nulla. Ed è una richiesta, con una nostra richiesta, con un protocollo numero 12425 del 24 aprile scorso, in seguito ad una PEC inviata dal nostro gruppo consiliare in domenica 23 aprile, dove, sollecitati insomma dai cittadini che ci avevano inviato delle foto di un avviso fuori la nostra villa comunale di via Biancardi, che ne annunciava la chiusura pomeridiana per un guasto elettrico, chiedemmo repentinamente al dirigente di terzo settore di conoscere le ragioni del guasto e se fossero pervenuti dall'ente gestore documentazioni giustificative della chiusura, natura del guasto, se sono stati effettuati pronti interventi. Io ricevo fisicamente in data 26 maggio una nota del dirigente protocollata con numero 133342 del 5 maggio 2023, recandomi personalmente insomma al terzo piano, e anche qui aprirei una riflessione interna sulla trasmissione proprio degli atti d'ufficio ai singoli consiglieri, dove il dirigente allegava una nota del 28 aprile con numero protocollo numero 12802, quindi 5 giorni dopo la domenica rispetto alla nostra PEC, 4 giorni dopo rispetto alla ricezione dell'indomani lavorativo da parte dell'ufficio protocollo. In questa nota ovviamente l'allegato non c'era, abbiamo dovuto sollecitare uffici di staff, protocollo, CED per avere insomma l'allegato, quindi si rende conto anche delle difficoltà a volte proprio del svolgere le proprie funzioni, e riesco ad avere la nota dell'ente gestore che segnala 4 giorni dopo che in seguito a problemi legati al salvavita dell'illuminazione interna si decide di chiudere per questioni di sicurezza e lo stesso salvavita si ripristinò nella domenica del 23 alle ore 22. Quindi, come dire, riceviamo anche una risposta all'ente gestore. Dato magari l'intervento urgente, cerchiamo di capire, non vorrei, come dire, che fosse arrivata questa comunicazione perché c'era una sollecitazione da parte del gruppo consiliare, altrimenti insomma non sarebbe arrivata. Quindi, Presidente, mi auguro che lei si renda conto che queste risposte possono essere mai considerate soddisfacenti da chi fa un'interrogazione e riceve risposte temporalmente, come dire, discutibili. Perché ci aspettavamo una segnalazione fatta almeno in maniera contestuale, perché non abbiamo ragione di credere, sicuramente se scatta un salvavita, voglio dire, pericoloso per i cittadini che accorrono, però mi aspettavo sicuramente una segnalazione da parte dell'ente gestore o della stessa domenica o dell'indomani lavorativo data l'urgenza dell'intervento e non 4 giorni dopo. Quindi per questo ci auguriamo un tuo intervento, soprattutto nella qualità e nelle risposte soddisfacenti, che le nostre interrogazioni e il nostro esercizio da opposizione di questa città merita. Grazie. Cara consigliera, io rimango esterrefatto quando te. Io dal 1999, diciamo, non ricordo una telenovela del genere, con delle consiglieri e consigliere che fanno interrogazioni e non hanno risposte per mesi e mesi e mesi. Il mio interlocutore è il segretario generale, che se il segretario generale diciamo, appunta tutto ciò che poi deve chiedere o quant'altro, io onestamente non so come fare, devo diffidare il segretario, devo diffidare chi, le persone devono effettivamente dare le risposte, non si sa come fare. Cioè, noi al momento, quando te sono esterefatto, si prega al segretario generale di predisporre tutto ciò nelle sue potenzialità per effettivamente per far pervenire queste risposte della precedente versione dell'amministrazione. Perché nel corso di un dibattimento nell'aula consiliare si è un po' trascesi e quindi si è lasciati prendere dall'animosità, sono proferite delle parole che hanno dato adito a delle congetture, a dei concetti che non corrispondono alla volontà delle persone che stavano discutendo. E quindi non è la mia intenzione offendere la reputazione personale e professionale dell'avvocato, della professionista, che ho sempre apprezzato per serietà e per
e per presenza nell'ambito delle attività di giunta e dell'amministrazione. Quindi spero che le pubbliche scuse possano sanare eventuali, come dire, risentimenti giusti che le parole proferite in momento di annevosità possono aver dato adito a a dei concetti che non erano espressione della mia volontà. Spero che l'avvocato accolga le mie scuse. Poi nel merito della questione penso che l'ultima parola spetti proprio all'interessato, perché sono io al centro della discussione. C'è un fuoco incrociato tra maggioranza e minoranza. La minoranza dice immagino di mettere come vicepresidente, la maggioranza dice non sappiamo che cosa dobbiamo fare. Chiaro? È chiaro? Allora, siccome non è stato... Scusa, non ho capito? Non banalizzare la discussione perché veramente parliamo di esercizio democratico tra maggioranza e opposizione. Allora, dottoressa Argentieri, non penso che il dottor Aveta abbia bisogno di sue lezioni. Le ho prese già all'università, sono laureato in scienze politiche, mi hanno insegnato, io la politica non solo la faccio, l'ho studiato, quindi so che cosa devo fare. E non ho bisogno dei suoi consigli. Lei pensi a fare il suo lavoro come ottimamente lo fa e io non sono mai entrato nel merito. Non vedo perché lei sta entrando nel merito della mia condotta, del mio comportamento. Allora, al momento non è chiara la questione. Qua non è chiara una questione. Nel momento in cui si chiarisce una questione, dopodiché ci sono atti conseguenziali. Io, ripeto, non mi sono mai rimasto legato a una carica. Mai. Cioè, il popolo me l'ha dato e il popolo me la toglierà. Consiglio come ha dato una carica in certe condizioni e consiglio, cioè, e io con molta serietà, nel momento in cui si va a chiarire una certa posizione, un istante dopo ci saranno le dimissioni, se le dimissioni sono conseguenziali. Chiaro? Poi andremo a discutere anche le dimissioni della vicepresidenza. Quindi adesso non mi sembra il luogo adatto di discutere, perché non è stato ancora definito, siamo ancora a capire che cosa bisogna fare. Perché da un lato io ho rivolto la richiesta a un movimento per aprire uno spazio di discussione, di rappresentanza. È nel mio diritto, non ho fatto niente di particolare. È una questione di maggioranza e di minoranza, perché sto cercando di aprire uno spazio. Dopodiché il segretario politico, nonché responsabile, del movimento, che vedo anche in aula stasera e lo saluto, il dottor Pezzella, Giuseppe Pezzella, automaticamente lieto di questa mia richiesta, dice vabbè, il momento cresce, puoi venire, fai parte del nostro gruppo. Lungi da me pensare di entrare in una diatriba politica, lungi da me. E mi meraviglio che i consiglieri presenti, Rande Barbato, l'altro consigliere tace, perché se c'era un debito di comunicazione, il presidente doveva chiedere, guardate, è bene che sono arrivate queste cose. Trovate tutte queste lettere, diffide, situazioni strane. Mi fate la comunicazione se avete fa parte o meno di questo gruppo. Quindi il capogruppo è inadempiente qua, in questo punto qua, no. O è inadempiente il presidente, o è inadempiente il capogruppo. E in questa inadempienza, sinceramente, non ci voglio lasciare io le penne. Allora, visto che state in aula, prendete posizione su questa posizione e dite che cosa, cioè perché non avete fatto questa comunicazione? Per quale motivo è stata fatta questa comunicazione? Anzi, c'è anche l'istituto del silenzio assenso, Presidente. Siccome questa cosa è stata fatta un mese fa, nessuno ha detto niente, visto che con altri consiglieri è passata liscia, non capisco qual è il motivo politico per cui non dovesse essere in questo silenzio, perché in politica anche il silenzio vale. Non vale solo quando uno urla, quando dice le cose. Il silenzio pure ha un valore, ha un significato. Non riesco a capire il significato di questo silenzio. Se il capogruppo attualmente di Impegno per Fatto Maggiore, che attualmente anche vice segretario di Azione provinciale, nonché candidato alla Camera di Azione, vertice nazionale di un partito che ancora oggi esiste, no? Di cui mi sono anche onorato di dargli una mano in campagna elettorale, offrendo il meglio che la mia famiglia potesse dare, cioè la candidatura di mia moglie, no? Portando ben 1200 voti a questo partito che poi si è dissolto nel nulla. Non ho capito perché il gruppo non è stato fatto appena dopo avevo l'obbligo, questo c'è stato attorno, che mi sembra che tutti gli altri voti sono stati riconosciuti, ma il contributo che ha dato il consigliere Aveto non è stato mai riconosciuto. Poi è stato quello determinante, che ha risparmiato una figuraccia, e lo dico pubblicamente, è stato determinante perché a mia moglie l'ho candidata e l'ho portata,
togliendo i voti che ho portato io, allora togliendo i voti che hanno portato gli altri consiglieri, allora devo dire, caro Pasquale del Prete, forse non ti dovevi candidare, perché tu 300 voti non potevi farlo onorevole. Non potevi farlo onorevole, scusate, perché tra i voti che ti ha dato Camillo Pezzullo, i voti che ti ha dato Alborino, i voti che ti ha dato Renata Caserta, i voti che ti ha dato altre persone, tolti i voti che ti ha dato Pasquale Avete, che purtroppo ti ha dato sicuro perché mia moglie era candidata e non mi potevo ritirare a casa, io voglio capire tu con 300 voti dove volevi parare. Non ho capito, fammi capire tu. Poi non capisco questo partito non è stato fatto. Non si capisce, 8 mesi appesi, non si capisce si fa, non si fa, si fa, si fa. È chiaro che un consigliere, 8 mesi di politica pesano nel percorso di un consigliere. Allora è chiaro che uno piglia una posizione e stabilisce e prende iniziativa. E prende un'altra iniziativa. Un po' di silenzio. Quindi, allora, ho fatto delle interrogazioni, il consigliere qua è presente. Tutto quello che c'aveva da dire l'ho detto davanti alla telecamera, sono le mie responsabilità, sono tutte le sciocchezze. Io dico sempre, non mi innamoro mai delle mie idee, se qualcuno mi dimostra che ho detto delle sciocchezze sono pronto ad ammettere la verità. Grazie. Se non ci sono altri interventi cominciamo l'ordine del giorno. Allora? È legato proprio al prossimo... Vuoi la parola? Sì, sì. La parola all'architetto Bellino. Ho necessità di intervenire per conto, diciamo, dell'intera commissione, perché abbiamo un quesito che abbiamo posto tempo fa all'amministrazione, all'assessore qui presente Pedersoli, che ha studiato anche la problematica, ha compreso bene che quello che chiedevamo era un lavoro, diciamo così, fatto da parte del consigliere comunale, che veniva incontro chiaramente alla efficienza della macchina amministrativa. Quindi noi lavoriamo, come Pasquale Aveda ce lo dice sempre, nelle commissioni si lavora tanto per poter portare un contributo, diciamo così, da parte politica, diciamo così. E abbiamo fatto una richiesta al comando di polizia municipale di portarci qualche dato quando riguarda l'occupazione di suolo pubblico. Premetto prima che quando riguarda questa disciplina io personalmente avevo fatto richiesta scritta all'assessore invitandolo a studiare la problematica, diciamo così, per far sì che si mettesse mano al nostro regolamento, che è manchevole e dava giudizio all'interpretazione del detto di turno, diciamo così. E noi, i cittadini, non possono essere alla mercé, diciamo così, dell'amministrativo di turno. E quindi mi sembrava giusto che si mettesse mano, diciamo così, a questa modifica regolamentare. Fino ad oggi mi sembra di aver capito che questa modifica non è stata fatta. Io non capisco perché, sinceramente, perché fa chiarezza a quello che dicevamo, e colgo l'occasione proprio di prendere riferimento a questo che ci è stato trasmesso dal Comando di Polizia Municipale, trasmissione di atti sulla base di un protocollo 11.409 del 13 aprile, in cui la Commissione faceva un sollecito per il rilascio di informazioni. Visto che ci avevano risposto, però non si capiva, sinceramente si capiva poco, allora noi come commissione fummo un poco più circostanziati per quanto riguarda la richiesta, chiarimmo meglio, forse può darsi che anche la colpa sarà stata nostra, ma comunque. E ci rispondono che per quanto di competenza si trasmettono in allegato copia di quanto richiesto nella nota. Si rappresenta che per le successive richieste, laddove chiedevamo grafici o altre cose, gli stessi possono essere presi in visione agli uffici del comando. Quindi noi come commissione consiliare dovevamo recarci, magari dovevamo delegare nominare un delegato che andava al comando dei vigili urbani per andare a vedere nelle pratiche, nell'istruttoria, che cosa ci stava.
per mancanza di strumentazione idonea per la produzione di copie. Mi chiedo, ma il comando dei vigili urbani non ha la fotocopiatrice? Non ci sta la fotocopiatrice? Boh. Se si dice così, se si risponde così, che per mancanza, leggo testualmente, per mancanza di strumentazione idonea per la produzione di copie. Inoltre, in un clima di reciproca cooperazione, al fine di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, agli uffici, si chiede alla signora Ossa di formulare richieste laddove è possibile in maniera specifica e dettagliata. Quindi ci chiedevano di essere molto più precisi, ma noi le informazioni non le avevamo, perciò facevamo richieste. Nel momento in cui ce l'hanno inviato ed erano ancora manchevoli, abbiamo sollecitato e dopo queste nostre sollecitazioni ci hanno inviato una fotocopia forse, ma comunque penso che noi abbiamo una PEC, tutti quanti noi abbiamo una PEC, ci hanno inviato una mail in cui ci trasferivano le informazioni, alcune informazioni. Una di queste era indirizzata al sindaco per conoscere, al sindaco, al responsabile dell'ufficio tecnico e all'ufficio finanziario, alla dottoressa Anna Maria Volpicelli. E si dice che nell'ambito dei controlli e monitoraggi sul territorio, finalizzati a prevenire il fenomeno dell'occupazione di suolo pubblico, l'elusione fiscale attraverso il mancato versamento dell'importo per le occupazioni, il comando ha verificato un caso, non cito nomi per correttezza, in cui veniva segnalata la inadempienza perché questa occupazione scadeva a maggio 2022. Maggio 2022, oggi è maggio 2023. Ci è stato inviato anche la autorizzazione rilasciata. L'autorizzazione rilasciata dice occupazione temporanea di suolo per una lunghezza di 24,5 metri e una larghezza di 2,50 metri. Larghezza di 2,50 metri. In una strada. Ora, a un certo punto però dà delle prescrizioni, purché sia creato un percorso protetto per il transito pedonale. Io credo che non sia mai stato realizzato questa cosa, in tutte le occupazioni che io vedo non le vedo, comunque in questo caso è una delle prescrizioni, ma non sia occupata la carreggiata almeno per quanto riguarda il livello stradale. Come si fa a chiedere un'occupazione di 2,50 m di larghezza e non occupare anche la sede stradale? Bisogna avere soltanto un marciapiede di almeno 5 metri, diciamo così. In quel caso parliamo di un marciapiede di un metro, quindi io ti do una prescrizione, ti autorizzo a occupare 2,50 m, però ti prescrivo di non occupare i 2,50 m. Allora, due sono le cose, o non le ha lette proprio le carte, o non le ha viste proprio, per cui è stato autorizzato una cosa che non andava autorizzata, visto che si parla di sede stradale, per un'invasione di almeno 1,50 m sulla sede stradale. Questa occupazione è scaduta a maggio 2022. Dopo varie sollecitazioni, anche da parte della Commissione, ovviamente non nel caso specifico, ma in generale, perché non si fa casi in dettaglio, ci viene inviato ci vengono inviate due verbali emessi dal comando vigili in cui si imputava il non rispetto del codice della strada, eccetera eccetera, l'occupazione della sede stradale, irrorando una somma di 173 euro, io leggo da qui sopra, sono due volte per due con una differenza di due mesi tra l'una e l'altra, questo a gennaio, l'ultima se non sbaglio è gennaio e marzo 2023. Ebbene, e allora, assessore, quindi questa cosa, io dico, ma gli uffici ci dovranno dire se effettivamente il pagamento è stato richiesto a questi signori, perché se non è stato richiesto, allora l'elusione la stiamo facendo noi, non soltanto il cittadino che ha fatto l'elusione, perché noi l'abbiamo detto queste cose, le abbiamo messe per iscritto, e l'elusione, volete sapere a quanto ammonta? Per quanto riguarda questo caso specifico, ammonta a 12.917 euro. Un'occupazione di suolo pubblico a 12.917 euro. Ma vi sembra normale?
Secondo le nostre regole, questo signore deve pagare alla data di oggi, ho fatto il conto, alla data di oggi deve pagare, e spero che è stata fatta la richiesta a questo cittadino di il pagamento di questa, e non la multa, non la multa di 100, la sanzione di 173 euro, no? Per il codice della strada, perché quella le abbiamo anche noi quando commettiamo le infrazioni, no? Ma per quanto riguarda questo aspetto, questa cosa, soltanto per questo caso sono 12.917 euro che devono essere pagati, altrimenti significa che noi continueremo costretti a fare elusioni, perché significa 12.000 euro per un'occupazione di uno spazietto, diciamo così, uno spazio abbastanza ridotto, diciamo, e non è possibile, che se lo sta comprando questa. Quindi significa non voler mettere mano a questa cosa, significa incentivare l'elusione. Per me significa questo. È come quando c'è l'abusivismo edilizio, perché mancano nei comuni, manca un piano regolatore che disciplina l'uso del territorio. Se non c'è una strumentazione si fanno abusi edilizi, chiaramente. Quindi mettere mano a questa cosa è una cosa importante, perché altrimenti avremo tantissimi casi del genere. Ce ne sono sicuramente tantissimi nel nostro, perché negli ultimi anni abbiamo visto anni dappertutto, diciamo così, chi è che non li vede, no? Noi consiglieri comunali ci dobbiamo andare a mettere a vedere se questo paga o non paga. Chi lo deve fare? Il comando vigili? Il comando vigili dice: ma noi andiamo a fare, sì, però non abbiamo le carte. L'ufficio tributi? Ma queste cose non lo devo dire io come si organizzano. Si possono organizzare, diciamo così, il lavoro di concerto da parte dell'ufficio tributi con l'ufficio tecnico, con il comando di polizia municipale, che questo darebbe chiarezza, tranquillità e secondo me anche maggiori entrate, perché eviterebbero l'elusione, però insomma i cittadini sarebbero contenti di pagare quello che è giusto e non pagare somme esorbitanti come queste. Grazie. Grazie consigliere, 2 minuti a vita. Chiedo scusa, penso che il segretario, io questo non l'ho messa per iscritto, però sta il resoconto stenografico, una risposta scritta io la vorrei. Ma perché riguarda la tasca dei cittadini, riguarda anche mancate entrate eventualmente in questi bilanci che noi stiamo per approvare. Quindi dico, noi non possiamo essere considerati colpevoli di cose che gli uffici non fanno. Chiaro questo? 2 minuti ad Avita. Grazie Presidente. Solo che diciamo che la questione politica mi ha fatto dimenticare che era mio interesse rivolgere l'interrogazione all'assessore all'urbanistica che vede in aula, Marchese, giusto? Chi è? Ah, è lei? Quindi l'urbanistica è lei? Allora, cioè io volevo venire a conoscenza, ovviamente non stasera perché lei non ha le carte a disposizione, ma dopo le posso lasciare la nota. E per soddisfare, come dire, un'esigenza di alcuni elettori che me l'hanno chiesta. Cioè, io vorrei sapere se abbiamo un atto, cioè una delibera o una determina, penso più una delibera, che elenca le aree dismesse cittadine. Se sono stati definiti i criteri attraverso sempre un atto di indirizzo di giunta, anche di precedenti amministrazioni, affinché un'area venga dichiarata dismessa, cioè quali sono i criteri per dire quell'area è un'area dismessa? Quanti permessi a costruire sono stati rilasciati sulle aree dismesse? Ecco, poi sui cantieri, perché oggi veniva un amico dall'America e che l'ho incontrato perché un vecchio compagno di scuola, perito elettronico, è stato in California, tornava e diceva fratta maggiore, la parola fratta maggiore significa fratta maggiore, le fratte significa bosco, aria, significa alberi, diceva aspettava di stare all'aria aperta e invece si è trovato in mezzo a una colata di cemento. Dice, ma questa non dovete chiamarla fratta maggiore, o la dovete chiamare calcina superiore, o mastello o grande mastello, dove per calcina e mastello, dico ai tecnici, dove il mastello sarebbe la cardarella, tanto per intenderci,
e la calcina è un impasto che si faceva per attaccare i mattoni, va bene? E allora io penso, sindaco, che dobbiamo cambiare il toponimo qua di Fratta Maggiore, perché Fratta Maggiore non dà l'idea della città. E quindi tutti questi cantieri aperti, che si sono aperti anche in assenza di un PUC, che potrebbe a un certo punto anche dare un limite ovviamente in base a un fabbisogno che la politica può dare, no? Che dovrebbe dare e non ha dato. Se su questi cantieri aperti, come diceva anche l'architetto Velino, che citava alcuni casi, la dirigenza, sotto anche l'indicazione vostra, esercita i controlli a campione per vedere se questi cantieri si tengono diciamo che il costrutto sia adeguato al titolo urbanistico ricevuto, cioè se le cubature ci stanno a posto, perché stranamente, dice questo mio elettore, nei comuni vicinori che non hanno queste colate di cemento, il contenzioso per il muro che si alza, l'angoletto così, è enorme. A Fratta il contenzioso non ce ne sta. Con tutta questa colata di cemento, dobbiamo chiamare i professori della Federica II a Fratta, venite a Fratta e venite a imparare come si costruisce nella norma, o c'è qualche defiance da parte dei dirigenti che dovrebbero a un certo punto, anche sollecitare l'assessore e la Polizia Municipale, fare più controlli, secondo me, sui cantieri enormi aperti e verificare se questi cantieri si sono attenuti al titolo urbanistico. Penso di aver detto tutto. Ok, grazie Presidente, scusate. Ok, se non ci sono interventi passiamo al capo numero 1. Presidente. Tu non mi hai detto niente. Mi diede la parola. Ma okay. Mi devo prenotare il giorno prima? No, anche un minuto prima. La parola a Francesco Russo. Stava a vita che mi copriva. E paradossalmente non mi vuoi far intervenire in un momento di tua difesa. Paradossalmente. Forse è stanco, è probabile. Ti avevo chiesto di non fare il lunedì perché c'è un ambulatorio pieno, però tu per dispetto l'hai fatto. Lo convochi tu? Ah sì? Io ti saluto innanzitutto, saluto il sindaco, ovviamente i colleghi e ovviamente gli assessori, i neo assessori in sala. Forse è la prima volta che sento, questo mi rivolgo al segretario generale, ovviamente che saluto, è la prima volta che vedo, insomma è più o meno in 27-28 anni di politica, giù di lì, che la segreteria viene chiamata, e la presidenza, viene chiamata a dinivere dei problemi interni a un gruppo. Dica la verità. E tu, diciamo, da, come dire, ragazzo di strada nel senso positivo, cioè uno che del marciapiede, diciamo, della mazza e perz, insomma, di una volta, diciamo, no? Sei caduto in questa trappola. Come giustamente diceva l'amico Barbato, ti sei sostituito alla Cassazione a Sezioni Unite, dicendo tu sei, non sei, voglio dire, ha ragione, insomma, perché, diciamo, è un problema del gruppo, cioè dell'amico Aveta, perciò il segretario dice consuetudine, abitudine, perché probabilmente, anche come dice Pasquale, il maestro del dottore Dagone, cioè il dottore Sannataro, insomma, non avrebbe, diciamo, avuto, credo, modo anche di dire, nonostante la sua bravura, di dirimere, insomma, una situazione, cioè, perché sono problemi interni, quindi il capogruppo accetta, il capogruppo rifiuta, diffide che arrivano, non usare il mio simbolo, le porte girevoli, uno entra, uno esce, la porta si blocca, non rimane, andasce in zona, cioè alla fine, voglio dire, diventa complicato, poi poverillo segretario generale, insomma, e, voglio dire, mi dispiace pure, voglio dire, per il sindaco ovviamente, che saluto, voglio dire, togliere circa 3 ore di lavoro al Consiglio Comunale, discutere, voglio dire, se Aveta si è rimasto bloccato nell'ascensore o Luigi Vitale sta prendendo l'ascensore, non ho capito ancora, però voglio dire, personalmente non sono problemi miei e spero che, voglio dire, quando prima i diretti interessati, Aveta, Vitale, diciamo, del prete, Barbato, insomma, forse dimentico qualcuno, voglio dire, diciamo, ci delizieranno di questa beautiful politica, diciamo, che alla fine questa è, diciamo, alla fine è così. E perché poi fondamentalmente, insomma, io credo che il ragionamento che non porti da nessuna parte dal punto di vista, perché, voglio dire, la maggioranza è questa, sono persone che stanno in maggioranza, nessuno, voglio dire, insomma, darà
diciamo, il suo contributo, andranno il suo contributo alla maggioranza, al consuntivo che stiamo praticamente per approvare, insomma tutta una serie di situazioni e quant'altro. Quindi ringrazio ovviamente per la lettura che hai fatto della nostra adesione ovviamente al Partito Democratico, dopo un processo importante che ha visto ovviamente il sottoscritto a Veta, faceva prima un accenno, ma certo non è quello di riprendere ovviamente quello che diceva Veta, ma che insomma, voglio, almeno da parte nostra, noi abbiamo rispettato lo statuto, come sai caro Presidente, abbiamo aspettato i 2 anni sabbatici, ma vanno di moda gli anni sabbatici, vedi Spalletti, noi abbiamo rispettato i 2 anni sabbatici, non abbiamo ovviamente fatto riferimento né a nessun gruppo né tantomeno non siamo entrati nel Partito Democratico perché lo statuto comunque ce lo vietava e noi rispettosi di uno statuto perché è un partito serio, organizzato in un certo modo a livello di partite, liste civiche che occorrono, perché poi il partito comunque, voglio dire, ha un paracadute importante, ha delle norme nazionali, dei regolamenti nazionali, provinciali ovviamente, che permettono ovviamente ai consiglieri comunali di rispettarlo e quindi di dire veramente come stanno le cose senza mettere in difficoltà organi che dovrebbero occuparsi di altro. Quindi stiamo sottraendo un tempo prezioso ad organi che devono occuparsi di altro. Detto questo, noi abbiamo aspettato, voglio dire, religioso silenzio il nostro percorso, cercando ovviamente di dare un contributo a volte all'opposizione, a volte in minoranza, a volte dando qualche consiglio all'amministrazione, il sindaco ovviamente ha ascoltato qualche contributo, qualcuno ha usato anche questo passaggio, diciamo, di PD, insomma in maniera confusionaria, di dire praticamente già come si darà il voto al bilancio consuntivo, insomma questo anche è un momento anche particolare, voglio dire, senza andare praticamente a altri capi all'ordine del giorno, però mi aspettavo più un argomento politico, mi aspettavo più ovviamente un ragionamento, magari un modo di sospensione da parte del capogruppo Enzo Pellino, che io voglio dire al di là delle firme 3-4, ma comunque il partito ha presentato qualche documento, noi non c'eravamo ancora con Enzo Pellino capogruppo, poi voglio dire è opportuno che il capogruppo sia, voglio dire, battezzato da tutti e 9, però voglio dire magari mi aspetto, chiedo a me la cortesia ovviamente a te, al sindaco, già dopo insomma di avere un minuto di sospensione, ma giusto per far sì che praticamente anche noi possiamo in un certo qual modo, voglio dire, neo PD, insomma dare un contributo a questo consuntivo che si va ovviamente ad approvare. E in realtà, voglio dire, il mio intervento era solo veramente qualche minuto per togliere insomma alla te e ai lavori ovviamente che già ne stiamo perdendo, era solo praticamente per fare un piccolo intervento su un qualcosa che ha fatto rumore, cioè ha fatto rumore che Francesco Russo, non tanto, non mi perdonerà l'amico Domenico Di Marzo ovviamente, che ha aderito al Partito Democratico, Anello Rossi, che Francesco Russo ha aderito al Partito Democratico dopo appena 28 anni di militanza politica nel centro-sinistra come fondatore e cofondatore del Partito Democratico a Frattamaggiore. Insomma questa notizia ha dato praticamente scalpore a nord di Napoli. Fortunatamente poi c'è stato questo problema di impegno per Frattamaggiore tra diffide e porte girevoli che un po' ha oscurato questa vicenda, meno male, dico io. Allora, detto questo, voglio dire, mi sono trovato in un certo qual modo, diciamo, come dire, oggetto di discussione e di scalpore, manco come uno della mia storia politica avesse aderito a Fratelli d'Italia, Lega, quant'altro, eccetera, eccetera. Allora, ebbene, voglio dire, giustamente qualcuno prima citava, forse mi sembra Veta, visto che insomma interviene sempre, ma sicuramente sarà stato lui, del PUC, di altre cose, già praticamente del bilancio di previsione, del consuntivo, si parlava di questa notizia, voglio dire, fantasmagorica. Allora mi permetto, caro Presidente, di dire due parole in merito, ma prettamente, diciamo, politiche, non diciamo, né, come dire, aggressioni politiche, né tantomeno problemi che possono aizzare la confusione. Che credo, leggo per essere un po' più veloce, altrimenti mi diventa complicato rispettare i tempi che sicuramente tu fai rispettare a tutti quanti. Allora dicevo, noi non vogliamo metterti in difficoltà, abbiamo usato un percorso politico, lo sai bene, abbiamo fatto un tesseramento, voglio dire il 30 gennaio, abbiamo aderito, abbiamo fatto delle primarie, purtroppo perse, perché noi avevamo ragione quando praticamente avevamo intenzione di votare Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, e non certamente Ellis Line, perché non fa parte almeno della mia modo di fare politica, ma credo che non fa parte manco del modo politico di Marco Antonio del Prete, del sindaco, perché siamo dei moderati, siamo dei riformisti, non siamo, voglio dire, di quella parte estremista. Ne dimostra purtroppo, ahimè, insomma, il risultato di poche ore fa, che praticamente il centro-sinistra perde in tutte quasi le regioni d'Italia, tranne mi sembra a Vicenza. Stavo facendo ambulatorio, non ho sentito ancora le ultime, diciamo, percentuali, mi sembra proprio solo Vicenza abbia avuto il centro-sinistra e fortunatamente, dico io, come al solito la Campania si contraddistingue perché abbiamo vinto con il centro-sinistra a Torre del Greco.
quindi voglio dire almeno quello, insomma, magra consolazione, ma almeno quello voglio dire, lo portiamo a casa rispetto al resto d'Italia, quindi probabilmente tutto questo effetto è lì, io non lo vedo, insomma, che ne dicevano, voglio dire, ne abbiano detto qualcuno in tempi praticamente passati. Comunque rimane una mia opinione, diciamo che purtroppo anche qui ho perso un'altra volta, voglio dire, con Bonaccini. Sarò io forse che porto male, certamente non è il presidente dell'Emilia Romagna, però visto quello che è capitato in Emilia Romagna, insomma, credo che forse è lui stesso che porta male a lui stesso, insomma, voglio dire, visto la nuvola di Fantozzi che è capitata in Emilia Romagna. Comunque, voglio dire, veramente poi sdrammatizzare un po', visto vedendo quello che è successo in Emilia Romagna, veramente è stato drammatico per l'alluvione che ha colpito quella regione. E veramente è stata pure bella la solidarietà di un governo di colore diverso, insomma, della Meloni e di altre, della Presidente della Commissione Europea. Comunque dicevo, questo ha fatto scalpore che Francesco Russo, Di Marzo e Nello Rossi abbiano praticamente aderito al Partito Democratico. Allora, io ritengo che, come lo dimostra anche stasera purtroppo, che la politica è una materia complicata e per quanto accessibile a tutti, quindi non c'è bisogno della laurea, caro Pasquale Aveta, insomma, così come è giusto che sia, resta un settore molto articolato, nel quale senza competenze e senza aver mai militato in un partito risulta davvero difficile persino interpretarla, cosa che, voglio dire, potrebbe andare, insomma, a fagiolo nella giornata di stasera. Lo comprendo, questi valori in parte sono saltati con l'avvento del populismo e della regola, cioè l'uno vale uno, non è così in nessun settore della vita, almeno come la vedo io, e vale ancora di più per la politica, dove la qualità dei singoli fanno la differenza al governo di una comunità. Ragionamenti oggi, caro Presidente, quasi superati, per molti nell'epoca di chi pensa di essere politico solo perché è stato obbligato a scegliere l'antipolitica militante, giusto per avere un minimo di spazio di espressione, che in contesti organizzati invece va guadagnato sul campo per ciò che si è, per ciò che si fa, non per ciò che si dice di essere o per quello che si millanta di saper fare. Detto questo, ho letto appunto questi manifestini della lista civica Liberiamo Fratto, come dicevo, voglio dire, e vi dico che in parte sono persino d'accordo. Non di stupire, a volte, voglio dire, si può cambiare idea. Soprattutto sulla questione della memoria, detto da un geriatra che si occupa di demenza, quindi voglio dire, credo di essere esperto di deficit mnesici anterocrati e retrocrati, cioè la memoria vecchia e la memoria nuova. Comunque, i cittadini devono avere memoria e quelli di Frattamaggiore hanno sempre dimostrato di averlo, vero sindaco? Insomma, da 27 anni sto centrosinistra, insomma, non è stato di averlo. Intervengo io perché, fatti alle mano, sono stato sindaco di questa città quando Frattamaggiore era purtroppo accomunata al degrado di gran parte della realtà di questa martoriata provincia. In 10 anni di fatto abbiamo realizzato e programmato la città di oggi attraverso la realizzazione di servizi, di strutture pubbliche, di sviluppo industriale, di sviluppo commerciale, di partecipazione, di legalità praticata. E dopo 10 anni di governo sono e siamo da questo punto di vista il vero esempio. Qui e non altrove gli imprenditori sono venuti ad investire e vengono ad investire volentieri. Qui hanno investito i commercianti, gli artigiani, creando insieme al sistema Polis la città migliore della provincia di Napoli, con i suoi problemi, con enorme potenzialità di miglioramento. Ma se ci facciamo un giro per tutti i 90 e più comuni della provincia di Napoli, sindaco e consigliere metropolitano, quindi lo saprà più di me, oggi non si trova, credo, una realtà come Frattamaggiore. Se ci invidiano ovunque, un motivo ci sarà, e questo è un merito che rivendico, e insieme a me spero che lo rivendicano tutti coloro che negli anni hanno contribuito ad una vera e propria rinascita. Forse qualcuno che parla di memoria non conosce la storia e si fa finta di non ricordare ciò che eravamo solo 17 anni fa o giù di lì. Non riesce nemmeno a percepire cosa siamo oggi rispetto al contesto che ci conta e non solo. Forse conviene non ricordare, perché altrimenti viene meno anche il ragionamento populista e non popolare. Ognuno di noi ha una storia, un percorso, costruito con la fatica, la coerenza, l'impegno, il sudore e, scusate la presunzione nel mio caso, anche di fatti, soprattutto di tanti fatti. Tanti perché alla fine tutto il percorso dire tutto nell'epoca dei social, ma i fatti e le singole storie restano inconfutabili, come il mio percorso politico, il mio impegno per questa comunità e per la comunità di tutto il Partito Democratico.
Non sfuggiamo dalle nostre responsabilità, non scappiamo dall'aula solo perché abbiamo perso le elezioni, perché oltre il ruolo il nostro impegno diventa sacro nei momenti in cui chiediamo la fiducia alla città, proprio in nome di quella memoria che qualcuno decanta senza avercela. Comprendo che la nostra militanza nel Partito Democratico abbia aperto un vuoto nella minoranza e sempre fatti alla mano, quel vuoto è sotto agli occhi di un'intera città, certificando che il populismo, pure sterile e di facciata, non basta né per governare né per mettere in pratica un'opposizione vera ed incisiva. Ma anche quel vuoto di controllo sarà colmato dalla nostra attività, perché è insita nei doveri di ogni consigliere comunale, offrendo a chiunque ne avesse bisogno anche una mano nella lettura e nelle comprensioni degli atti e dei processi amministrativi. Se dal 2005 ad oggi vince sempre il centro-sinistra, un motivo ci sarà. I cittadini, nonostante i problemi che vanno risolti, hanno memoria di un buon governo, hanno memoria di ciò che siamo rispetto a tutti gli altri paesi della provincia a nord di Napoli. E se qui alle amministrative il populismo non ha trovato espressione consistente, è proprio perché i cittadini hanno avuto memoria e anche intelligenza. In politica le idee sono tutte valide, ma hanno bisogno di consensi, altrimenti restano ragionamenti di pura teoria, tese a perseverare condizioni personali, che saranno anche consolidate ovviamente, ma non diverranno mai alternative di governo vera e soprattutto credibili nella nostra città. Qui non solo c'è memoria, ma c'è una storia che ci ha visto e ci vede protagonisti e continueremo a portarla avanti con orgoglio, impegno, passione, consenso e soprattutto coerenza, lasciando a chi qui ci vive il giudizio su azioni e su classe dirigente. Ecco perché la nostra missione è anche quella di formare dei giovani che si formino e che impegnino prima sulle competenze, che apprendano il funzionamento della macchina amministrativa e che soprattutto comprendano che la politica si fa per amore verso un territorio, non per coltivare solo ambizioni personali. Anche su questo abbiamo dato lezioni ed anche su questi i cittadini avranno memoria, ovviamente intelligenza. È nostro compito formare la classe dirigente del futuro, perché dopo tanti sacrifici e dopo aver riportato Fratta Maggiore in alta, non lasceremo nelle mani di improvvisati che hanno una sola caratteristica considerata addirittura un valore. Per questa città non hanno mai dato nulla di concreto, ed è nulla, non si può ovviamente avere memoria. Grazie Presidente. Grazie Dottore, la parola Argentiere. Una replica è d'obbligo, insomma, e parte proprio dal nulla e dalla surrogata da chi, rispetto a chi è scappato dall'aula, che forse ha avuto la libertà di poterlo fare perché sapeva che subentrava una persona che prendeva un impegno quotidiano a differenza dell'altro competitor politico, e questo concedetemelo di dire rispetto ai cittadini. Quindi dal nulla, di cui i cittadini avranno memoria, da questo nulla, con molta umiltà e con molto rispetto, quando ci siamo avvicinati a quest'aula, che è il luogo della rappresentanza, che è il luogo dove si prendono le decisioni per i nostri cittadini, forse è vero che ci siamo avvicinati con quella inesperienza, magari forse di tipo procedurale, tecnica, però questa nostra inesperienza tecnica impallidiva di fronte a quelle fette di città che hanno perso la fiducia del gruppo politico. Quando parlate di giovani, preoccupatevi veramente che questi giovani ormai li avete fatti disamorare e disappassionare alla casa politica. E quindi ne prendo anche, come io, pure noi carico di responsabilità, perché anche noi ora facciamo parte, per quanto insomma forse ve lo starete ancora chiedendo, ma anche noi facciamo parte di questo civico consesso nella consiliatura 2020-2025. Al di là proprio di questo, dopo questi quasi 3 anni dall'esperienza ovviamente del di dentro, non è cambiata l'idea iniziale per niente, ma anzi si è rafforzato il concetto della credibilità politica, di conoscere, anzi di avere proprio dei rappresentanti istituzionali in grado di far appassionare i cittadini alla politica. Dobbiamo fare in modo che si diano quelle risposte concrete alle tante richieste di interesse pubblico che si sono rivolte alla cittadinanza, tese al miglioramento utile a tutta la comunità. Allora lì voglio avere lezioni di politica e non su altri argomenti. Ricorderete addirittura della proposta di iniziare a lavorare sulle linee programmatiche comuni di tutti i gruppi con cui si sono presentati alle elezioni dei cittadini, che non erano solo slogan elettorali, almeno non lo erano per noi, tanto che noi abbiamo
donato una parte del nostro programma all'attenzione dell'assessore all'urbanistica, del sindaco, all'attenzione della seconda commissione, su una parte che può essere argomentazione per il prossimo piano urbanistico comunale. E quindi è premura nostra fare in modo che questo che accade qui in questo palazzo sia compreso dai cittadini, e noi tutti siamo i rappresentanti di tutta la città, non solo di quei pochi dove tutto appare un accordo, insomma, già scritto, già definito e sottende, prebende per il futuro amministrativo di questa città. Per questo abbiamo chiesto ai cittadini di avere memoria di tutto quello che accade, anche con la responsabilità delle nostre azioni, che abbiano responsabilità e memoria anche di quello che facciamo noi in primis in questa sala comunale. Quando noi lo diciamo, non lo diciamo solo per voi, lo diciamo con un forte senso di responsabilità che abbiamo qui da 3 anni a questa parte. Quindi veramente rimando al mittente le lezioni di politica, ma soprattutto argomentazioni sui temi di dibattito che non ci vedono, come dire, nemmeno anche quotidianamente in una discussione, in un dialogo politico qui all'interno sulla casa comunale. E per questo lo ribadiamo che abbiamo insomma chiesto ai cittadini di avere memoria. E poi concedetemi, come dire, un'ultima riflessione. Giustificare l'ingresso della maggioranza con la volontà di portare un contributo, comunque di mantenere un controllo, come se qui da questa parte non si facesse, devo ricordare che proprio poc'anzi abbiamo sollecitato, come dire, anche enti sovracomunali per l'esercizio proprio delle nostre funzioni, quindi su attività, insomma, di controllo, a maggior ragione, cioè che lo debba fare intrinsecamente ogni consigliere comunale e ancor più l'opposizione, cioè voglio dire, stiamo ribadendo dei concetti già definiti e che rispedisco nuovamente. Giustificare l'ingresso in maggioranza con la volontà di portare un contributo, cioè sembra insomma assolutamente strano, perché si può portare un contributo anche dalle file della minoranza, tanto che lo abbiamo dimostrato nella presentazione di una nostra istanza, donando proprio una parte del nostro programma elettorale alla città. Quindi più che altro il passaggio, o forse questo è un sistema che noi assistiamo, di ingresso alla maggioranza, come allargare le maglie del potere, e quindi solo in questo modo si può governare la città. Ma non è questo assolutamente nel nostro stile e nel nostro metodo. Crediamo che la base del funzionamento di una buona democrazia non è l'allargamento a dismisura della maggioranza, come dicevo prima, ma al contrario, la serietà e la credibilità dell'opposizione, perché è questa quella che svolge la funzione fondamentale di critica e controllo sull'operato della maggioranza. Anzi, Winston Churchill diceva dall'animosità dell'opposizione dipende anche la qualità della maggioranza. Forse molto spesso noi con il nostro operato legittimiamo anche il vostro, e stasera avete dimostrato ai cittadini nella parte iniziale una parentesi nauseante di questa amministrazione politica, e lo dico io veramente in aumento di nausea e non solo per la gravidanza. Sull'operato della maggioranza può svolgere questa funzione quando non ha interessi da difendere, e questo lo sottoscriviamo, quando soprattutto non vengono dati, come dire, contentini per tenere buona o per spegnere qualche lamentela, e soprattutto quando l'opposizione è libera e non è ricattabile in alcun modo. E quindi anche questo, no, intendevamo con i termini utilizzati all'interno del manifesto. E in sostanza, quindi concludo la mia replica. La conclusione. Sì, Presidente, immaginavo che con me fossi attento al tempo, a differenza degli altri. In sostanza, dopo quasi 3 anni, la dialettica politica, abbiamo capito che questa dialettica politica si consuma altrove, oltre la casa comunale, che frequentiamo in maniera quasi quotidiana, che appare, e lo ripeto, lo ribadisco, come un luogo dove il non detto e il non fatto è l'unica cosa che veramente conta. E noi qua mi sembra che non stiamo scappando dal lavoro. Grazie, consigliere. Introduciamo il capo numero 1. Posso fare una replica? Come no, la replica per 2 minuti al dottore Russo. Mi devi dire, ovviamente, insomma, da noi veramente controlli proprio il cronometro, per la miseria. Sono 3-1 che siamo qua. Te la vuoi iniziare con me? No, vabbè, ti ho detto, vai. È un secondo. No, io, quindi abbiamo instaurato un'altra regola, vita: quando si vince si resta, quando si perde uno se ne va, trova gli impegni. Giustamente, voglio dire, dal pulpito, da qua, giustamente, voglio dire, Cicero Prodomo Mea, insomma, è ovvio, insomma, altrimenti non ci sarei, no, ha detto questo. Okay. No, prima della... Presidente, scusa, no, sento... devi farla parlare. Non ho intervenuto.
Lo so, però noi non possiamo impantanare. Facciamo. No, facciamo. Capisco concludere. Che diciamo, ovviamente, insomma, Cicero Prodomo meglio, però vi motivi, insomma. Diciamo, Prodomo sua, no, Prodomo, Prodomo sua. Diciamo, quindi voglio dire, il problema è che, cara consigliere, diciamo, io volgo, voglio dire, a lei, perché poi, insomma, sfido, voglio dire, almeno di dimostrare qualcosa, almeno da parte sua, nei miei confronti, nei confronti di Marzo, nei confronti Rossi. Dell'amico Rossi, insomma, diciamo, parlava di prebenti, no, beh, tu, cioè, tu sei un prebendato, quindi prebendato. Io non sono un prebendato, io sono senza benti, diciamo, quindi, voglio dire, insomma, di dire, di fare, eccetera, eccetera, voglio dire, da un emerito sindaco, mi diciamo, un ex emerito sindaco, come si dice? Emerito. Demerito, a lei è demerito, quindi la memoria è demerita, quindi diciamo di dimostrare, diciamo, questo modo. Quindi ha ancora molta strada da imparare la consigliera Angelica. Io faccio lezione, come tu sai, dopo scuola, quindi posso dare, voglio dire, qualche consiglio su come si legge la differenza tra una delibera e una determina, di come si legge l'atto e di come praticamente poi si legge, voglio dire, un capitolato, in modo tale che faranno ancora una migliore opposizione. Quindi personalmente, diciamo, ritengo, a mio avviso, di fare un intervento, ho fatto un intervento esclusivamente politico perché, voglio dire, offendere la storia del sottoscritto, diciamo, che viene praticamente dal nulla politico, da uno che è stato, voglio dire, fondatore del Partito Popolare a Frattamaggiore, fondatore della Margherita a Frattamaggiore, fondatore del Partito Democratico a Frattamaggiore, voglio dire, avere una predica da un pulpito del nulla. Questa è veramente, insomma, qualcosa di veramente. Prima parlavamo del non rispetto di persone che hanno dato tanto a questa città, si parlava prima dell'amico Matteo Pellino, che nonostante la sua grave patologia nel 94 saliva su questo comune neppure senza, come dire, una come si chiama, quella, il montascale per riuscire a salire, nonostante la sua, nonostante questo era presente ad ogni consiglio comunale, del professore Palmieri, del maestro Gustavo Schiano, che ho avuto il piacere, che voglio dire, assessore della mia giunta. Quindi veramente significa denigrare la storia politica di Frattamaggiore. Ne parlavamo prima col vice sindaco, insomma, qualche minuto fa in ascensore. Allora, se non si ha rispetto della memoria, non si ha rispetto del passato, io sono, caro sindaco, sono profondamente preoccupato, non per il futuro, ma del presente, perché non c'è rispetto della memoria. Si tende solo, voglio dire, ad attivare quella macchina del fango, pericolosissima, pericolosissima. Facilmente, prima, voglio dire, qualcuno di noi ha pure incollato qualche manifesto. Ora ci sono i leoni di tastiera, che basta un cliccare, voglio dire, un return, che praticamente vede questo suo pensiero e poi alla fine c'è il nulla, c'è il nulla. Oppure, come dire, i grandi cultori, i goglonauti, coloro che navigando su Google capiscono la differenza di una determina e di una delibera, rispetto al passato, che sono andati a studiare, come prima ricordava Veta, cos'è la differenza, come si porta un processo amministrativo avanti, con tanto sudore e con tanta fatica. Allora, se questo significa fare politico, sinceramente, io mi ritengo veramente, insomma, un giurassico, mi ritengo qualcuno che probabilmente, insomma, avendo rispetto della memoria, se significa essere giurassico perché non si ha rispetto alla memoria, caro Presidente, allora io sono un giurassico, perché questo significa non avere il rispetto. E ovviamente, insomma, voglio dire, mi sarei aspettato un intervento, voglio dire, da parte della maggioranza. Capisco l'ora tarda, insomma, che abbiamo perso un sacco di tempo, perché questa è la vera discussione politica e il dibattito politico. Purtroppo non c'è stato, e mi dispiace a volte, voglio dire, che il dibattito politico possa sfociare in momenti di personalismo, cosa che non lo so, perché sottoscritto, voi basta leggere questo manifestino, caro Presidente, tu ne sei, diciamo, testimone, è stato tirato in ballo, ma in maniera così, insomma, voglio dire, ex abrupto, senza, voglio dire, essere, diciamo, chissà che cosa avrei fatto, voglio dire, probabilmente avrei fatto meno clamore se fossi passato con Fratelli d'Italia, perché ovviamente in quel momento Francesco Russo, Fratelli d'Italia, faceva opposizione al sindaco Marco Del Prete, rinnegando la mia memoria, rinnegando il passato, e quindi dava forza
a un'opposizione allo Stato inconsistente. Quindi forse questo era il cinismo politico che dovevo passare, non nel Partito Democratico, rinnegando la storia, o con la Lega o con Fratelli d'Italia, con qualche partito cespuglio di centrodestra. Questo è. Consiglio alla conclusione. Insomma, io concludo, caro Presidente, e spero che ovviamente insomma da qui a qualche minuto si passeranno agli atti importanti per questa città, non per queste lo siano, perché effettivamente insomma è diventata veramente una polemica sterile e che purtroppo veramente va a rinfangare la storia, voglio dire, millenaria, la storia politica millenaria di Frattamaggiore. Grazie. Premesso che il Consiglio Comunale nella seduta del 13-12-2022 ha adottato la deliberazione numero 32, 33, 34, 35 fino a 48. Considerato che il Consiglio Comunale è tenuto all'approvazione dei verbali delle precedenti sedute per verificare la veridicità e la rispondenza agli interventi e ai contenuti delle delibere. Il dirigente del primo settore propone, vista la relazione istruttoria che precede, visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti, propone di approvare e fare propri i verbali delle sedute consigliari precedente del 13-12-2022 dal numero 32 al 48, di prescindere all'acquisizione di pareri di regola contabile per l'insussistenza di oneri di spesa. Segreta, mettiamo i voti. Del Prete Marcantonio. Sì. Ferro Giuseppe. Ferro Giuseppe. Ferro. Lamberti Antonio. Del Prete Francesco. Barbato Daniele. Parolisi Raffaele assente. Valentino Filomena. Gervasio Pasquale. Capasso Tommaso. Di Marzo Aniello. Di Marzo Aniello. Sì. Amaducci Fabiana. Pellino Enzo, Alborino Gennaro, Del Prete Pasquale, Cesaro Nicola, assente. Pezzullo Giovanni, Argentiere Angelica, Ambrico Carla, Russo Francesco, Vitale Luigi, D'Ambrosio Giuseppe, Rossi Aniello, Di Marzio Domenico, Aveta Pasquale, Grimaldi Teore Sossio, con 21 voti favorevoli, un astenuto. Approvata, stessa votazione immediata esecutività. Te lo diciamo, il capo numero 2. Approvazione rendiconti gestione 2022 e relativi allegati. Allora, approvazione di rendiconti gestione 2022 e relativi allegati. Premesso che il bilancio di previsione 2022-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 15 del 30 giugno 2022 di immediata esecuzione. Preso atto che il Consiglio Comunale di delibera numero 19 del 27/7/2022 ha approvato la verifica degli equilibri di bilancio 2022, dando atto del permanere degli stessi. Visto l'articolo 231, visto il decreto legge 118/2011, dato atto che in termini stabiliti dalla vigente normativa, il tesoriere di questo ente ha consegnato la documentazione contabile relativa all'anno 2022.
I risultati della gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2022 del tesoriere coincidono con le scritture contabili di questo ente, con un fondo di cassa al 31/12/2022 di 2.231.000. Visto l'articolo 227 del decreto legge, vista la deliberazione giuntale del 28/4/2023 di immediata esecuzione, con la quale è stata approvata la relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio finanziario 2022 allegata alla presente proposta alla lettera A. Visto il conto annuale predisposto dall'economico comunale relativo alla gestione 2022, documento 2 della delibera di giunta comunale 61/2023. Vista la delibera di giunta comunale numero 225, 15/12/2022, approvativo dal gruppo amministrazione pubblica, nella quale è stato definito il perimetro di consolidamento dell'ente, comprendendo solo consorzio cimiteriale per le splendenti servizi cimiteriali tra i comuni di Frattamaggiore, Frattaminore e Grumonevano. Quest'ultimo pubblica integralmente atti sul proprio sito internet ufficiale, sito www.consorziocimiteriale.it, tanto nel rispetto dell'articolo 217,5 lettera E del TUEL, il comune di Frattamaggiore ha anche una quota di partecipazione del 2,58%, pari a 5.000 euro, sul capitale sociale di 201 della società consortile Asmenet, con finalità di realizzazione di centri di servizi territoriali allo scopo di garantire la diffusione di servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici. Il Comune di Frattamaggiore ha infine una partecipazione al lato 2 Napoli Volturno per servizi relativi alla gestione idrica. Per quanto sopra esposto, il sindaco Marco Antonio Del Prete e l'assessore alle finanze Giuseppe Petersoli propongono di approvare e far proprio il contenuto della delibera giuntale numero 61 del 27/4/23 allegato A, relativa all'approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio finanziario 2022 con relativa regale dall'1 al numero 13, di approvare il contenuto della precedente parte narrativa, nonché il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022 che comprenda i risultati di cui all'allegato 1 bis delibera di giunta comunale 61/23 riportati nella tabella che segue. Peraltro passo la parola all'assessore Petersoli. Buonasera a tutti, innanzitutto volevo tentare di riportare alle 21:59 il discorso sull'aspetto tecnico, con il massimo rispetto per quello di cui avete discusso prima, se è chiaro, dando la notizia che il PD ha vinto anche a Marano, Torre del Greco in Marano, giusto per informare il consigliere e il dottor Russo. Ma di Vicenza, ancora, Piesine, che mi ha perso, parli... No, era per uscire dalla politica. Morra, si chiama Morra. No, ma no, era per uscire dalla politica, non volevo. No, era per uscire dalla politica, per far capire che vi ho ascoltato prima, voglio dire. No, io il sindaco mi perdoneranno anche i consiglieri che mi hanno invitato ad una sintesi estrema, diciamo, della mia relazione, però consentitemi di fare un intervento leggermente diverso. Ormai mi sto facendo vecchio pure io, questo è il sesto anno di assessorato, sono un po' stanchino, come direbbe Forrest Gump, quindi volevo sottolineare alcuni aspetti fondamentali, diciamo, del mio approccio, perché un assessore, senza fare nomi, senza violare privacy, mi ha chiesto: ma tu vieni sempre in consiglio comunale? Io vengo perché, ahimè, una volta il preventivo, una volta il consuntivo, due volte sono gli assestamenti, quindi alla fine sono 5 o 6, ma devo dire anche che poco o molto, quando uno, secondo me, è pagato per un lavoro, la prima cosa che deve fare è esserci, stare là, buttare il sangue. Non mi voglio quindi rinfacciare le 3, forse 4 ore, diciamo, di mia permanenza qui, però almeno concedetemi 3 minuti. Ecco, se io ho sentito 4 ore, fatemi mandare a me 3 minuti, Franco. No, perché se no, ve lo dico perché è una questione anche, diciamo, di rispetto istituzionale, perché ho risposto all'assessore nel senso che io ritengo doveroso stare qui. Dopo 6 anni sono anche instaurati rapporti di amicizia, infatti io non mi perdonerà il presidente del consiglio comunale se saluto anche, e adesso è uscito, l'ex consigliere Pezzella, diciamo, che
cioè, da parte mia grande stima e massimo affetto nei suoi riguardi, per la sua storia personale che tutti quanti conoscete, lo volevo salutare, anche se pare che forse, non so se sta fuori o se n'è andato. Dico questo perché i rapporti ovviamente del sottoscritto vanno al di là degli schieramenti, in cui non entro proprio, Pasquale, non voglio proprio entrare, cioè, se qualcuno stava di qua o stava dall'altra parte della, o dietro nella precedente domanda elettorale. Pippo, ma tu vuoi parlare un po'? No, perdonami Marco, voglio dire questa cosa importante, perché mi rivolgo, entro nel tecnico, mi rivolgo all'architetto Pellino, per il quale pure c'è grande stima. Allora, devo entrare, perdonami, proprio al limite mi hai beccato, non della polemica, però della precisazione. La lettera, la comunicazione che mi è stata mandata qualche mese fa e a cui io ti ho chiesto scusa per non averti risposto per iscritto, era un'altra, se mi consenti, era quella sull'approccio della Tari, no? Perché, così arrivo al tecnico, confesso che da commercialista non conoscevo bene COSAP, TOSAP, che poi sono state trasfuse in CUP, contributo unico, va bene? Allora, dopo veramente uno studio approfondito, anche con l'aiuto di sindacalisti che mi sono stati presentati da Franco del Prete, consigliere comunale e da altri, io ho appreso che il CUP che pagano quelli delle aree mercatali, per intenderci, no? Gli ambulanti, ha una struttura giuridica diversa da quella di chi esercita il commercio o somministra alimenti e bevande. Vi voglio dire che la legge ha espressamente chiarito che il CUP che pagano gli ambulanti assorbe anche la Tari, ok? Purtroppo nulla dice sul CUP che pagano invece quelli che somministrano alimenti e bevande, però c'è, direbbe il dottore Russo, ubi lex voluit dixit, quindi se la legge nulla itta evidentemente lo devono pagare. Però devo dire, siccome io mi confronto sempre, perché voi sapete che non mi reputo affatto, voi mi sovrastimate spesso, io non mi reputo affatto uno preparatissimo, devo studiare spesso perché non conosco la cosa, e mi confronto con il capoluogo di provincia e di regione, con Napoli. Potrei fare anche il nome del funzionario, ma per privacy lo evito. Anche il regolamento del comune di Napoli c'ha un buco, nel senso che non va a regolamentare la Tari che dovrebbero pagare questi signori, però giustamente l'architetto mi dice: tu c'hai 50 metri di bar su cui svolgi l'attività, se poi c'hai 50 metri di deor esterno dove fai business fondamentalmente, dovresti pagare la Tari anche lì, perché anche lì tu produci spazzatura. Il problema è che purtroppo spesso nel vuoto del regolamento, che c'ha anche Napoli, lo ripeto, perché la legge del CUP è di qualche anno, insomma soltanto l'anno scorso c'è stato qualche chiarimento, poi siamo intervenuti nel ridurre la tariffa agli ambulanti, eccetera, nulla dice. Allora i commercianti che cosa fanno? Non si denunciano, nel senso che c'è ovviamente l'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici per il deor, non mi chiedere se i metri sono rispettati, perché in un circometro per fratta maggiore, quindi l'aspetto, diciamo, di geometra, architetto, ingegnere, non lo conosco. Credo che se rilasciano un'autorizzazione dovrebbe essere tutto in regola, credo questo. Poi come funziona la macchina amministrativa per riscuotere non lo so, io mi sono guardato con la dottoressa, ma anche con la dottoressa ci sono uscita 7-8 anni, voglio dire, e mi assicura che tutto quello che deve essere fatto è fatto. Poi se c'è qualcuno che è sfuggito alle maglie io non lo so. Per far pagare la Tari, e ho finito l'argomento, per far pagare la Tari a questi signori quindi, bisognerebbe agire con un accertamento, cioè con un'attività di andare a controllare se il signore si è autodenunciato o non si è autodenunciato ai fini Tari e intervenire di conseguenza. Allora in questo io faccio non un elogio, perché è una sofferenza, vi ho confessato che sono anche un po' stanco. Se io sono stato quasi 7 anni è perché ho capito che veramente la verità non esiste, perché voi vi lamentate di alcune cose che sono, non sono fatte male, non sono fatte. Mi confronto con i dirigenti e tutti i settori si lamentano che c'è carenza di organico. Voi sapete che i primi dipendenti erano 140, qua siamo arrivati a 140, no? Adesso c'è un po' di aumento, ma non credo che siamo, non so quanti ne sono adesso, insomma. Ma, però voglio dire, tutti i settori lamentano che non c'è il personale, quindi
quando si vogliono fare le cose, mi hanno insegnato i dirigenti, tu prima di fare la proposta, prima di lanciare un'idea, vedi chi la può fare, perché se non abbiamo il personale per farla, diventa difficile poi realizzare quello che tu hai in mente. E quindi in questo, diciamo, non contrasto, però effettivamente mi rendo conto che se prima c'era, penso che fosse un altro Pasquale Palmieri, no? Quello lì che stava ai tributi, era un altro? No. Era un altro, scusatemi, ma conosco però, insomma, non tutti proprio i cittadini. Pasquale si occupava di questo e mi dicono che lo facesse egregiamente, io l'ho anche incrociato nei primi anni qua di assessorato. Quindi su quella cosa noi ci lavoreremo, però, architetto, ti prego di credere, non è semplice, non è semplice. E ti prego di credere. Invece è semplice, basterebbe, io che chiedo l'autorizzazione, basta che metto allegato anche la dichiarazione Tari, no, è fatta, perché io ti autorizzo se tu alleghi anche, cioè quella è insita, diciamo, perché io quando vado a fare anche un cambio di residenza, mi chiedono l'immobile se è accatastato, non è accatastato, tutti i dati fiscali, diciamo così, e anche l'indicazione della dichiarazione. Ma io tengo il suggerimento, quindi, no, ma non perché voglio, non deve avvenire io anche qua, per lo sai, per dare una mano, non voglio entrare in polemica, io accolgo il suggerimento, spero anche la dottoressa dell'ingegnere Raimo e la polizia municipale, però questo era per chiarire che il quesito per me non era quello, era un altro dove non sono riuscito, confesso, a essere, però speriamo di farlo nei tempi brevi. Per quanto riguarda il bilancio, sempre tornando alle cose concrete, io voglio dire, veramente devo fare una cosa diversa dal solito, ancora due minuti, perché Napoli domani discute, ma non perché io voglio fare riferimento a Napoli, non è detto che sia meglio di noi, anzi Napoli domani discute, deve approvare in consiglio comunale l'aumento del 20% della TARI, ok? E stanno ipotizzando di fare più rate, perché sarà una botta per i cittadini, chi pagava 400 pagherà 480 e così via. Di conseguenza addirittura in radio mi è capitato di ascoltare uno di Radio Kiss Napoli che diceva noi a fratta maggiore già a marzo abbiamo iniziato a pagare, sono rimasti, quindi mi fa piacere, contenti del fatto che il pagamento con la struttura dell'acconto sia stato frazionato in più mesi, così pagando in più tempo probabilmente la tasca ne risente di meno, qui siamo stati più bravi di Napoli, però il problema è che il costo per ho finito. Voglio dire soltanto questo, che il bilancio... Pippo, scusami però se ti interrompo, ma perché ti giustifichi? Se stiamo parlando a consuntivo, tu puoi parlare pure tre ore. No, ma non esiste proprio, cioè, ma non mi piace questa cosa. Cioè, parla tutto il tempo. No, io pensavo che mi stessi... Parla tutto il tempo. No, si commentava quello che dice. No, pensavo che mi stesse soltanto... Come sempre non capisco, perfetto, tutto a posto. No, no, per l'amor di Dio, io ero convinto che mi stesse sollecitando a fare presto, voglio dire. No, assolutamente no. Benissimo. No, scusatemi. Allora, voglio dire, e tu questo mi avvicino, ma... Allora, tornando a noi, quindi, voglio fare sempre una cosa che, dopo sei anni, questa è la prima volta che la faccio, sottolineare qualche numero che pure ha letto il presidente di marzo. Allora, io vi invito sempre a riflettere che il consuntivo è la fotografia dell'anno scorso praticamente, e quindi la vera, diciamo, azione politica la potrete fare sul preventivo, che non dico da domani, consentitemi domani di riposare il cervello, da dopo domani ci rimetteremo all'opera per fare delle cose belle, spero per fratta maggiore. Allora, tornando a noi, se questo è, diciamo, il bilancio che deve essere visto in chiave prospettica, cioè per il preventivo, è sempre nel discorso che la verità purtroppo in politica non esiste, io mi invito a leggerlo in un modo, diciamo, indiretto, nel senso che vi dico anche io quali sono i problemi, così spero di anticipare qualche intervento. Allora, noi chiudiamo, per farvi capire, con un fondo cassa al 31 dicembre di 2.331.990, soldi veri, croccanti, veri, cioè liquidi, che stanno sul conto corrente. Un avanzo di svariati milioni di euro, abbiamo ridotto i residui attivi e dopo il condono, quando finalmente l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni ci comunicherà i risultati di questo condono, potremo ulteriormente ridurre sulla scorta di dati certi, sicuri, effettivi, no, perché fino ad adesso il famoso discarico delle quote per inesigibilità, ahimè, purtroppo è sempre stato rinviato, quindi noi non riusciamo mai a sapere con esattezza quanti di quei crediti saranno incassati
perché alcuni di quelli sono prescritti se loro non hanno fatto le attività interruttive della prescrizione, però non ce lo comunicano. Finalmente con questo condono, l'ultimo che c'è stato è scaduto la rottamazione il 30 giugno, dovremmo sapere le importi certi, però già è stato fatto un piccolo intervento sul bilancio. C'è ancora, no, se correggetemi sulle cifre, dottoressa, se sbaglio, ancora una ventina di milioni di euro da spendere per il PNRR, per opere da realizzare per Fratta Maggiore, come dicevamo già nel preventivo dell'anno scorso. Questo io non lo leggo bene, ve lo voglio dire, perché dovrei difendere il consuntivo. Invece spero che l'anno prossimo si esca con un euro di avanzo, perché tutti i soldi che ci sono in bilancio siano spesi per la collettività. Quindi sono io il primo a anticipare, diciamo così, le critiche che probabilmente l'opposizione potrà rivolgere a, diciamo, all'operato di Giunta e della parte della maggioranza del Consiglio. Però vi faccio un altro esempio: nella relazione dei revisori, che è la prima cosa che si va a leggere, diciamo la verità, no? Dopo, prima del Consiglio Comunale, ci sono 35 variazioni di Giunta per quanto riguarda le spese impegnate in bilancio. Questo dato può essere letto, e io così lo leggo, come un'intensa attività della Giunta che prontamente, laddove non è stato speso quello che era stato impegnato, lo va a destinare ad altre cose per la collettività. Qualcuno come i revisori va a dire che bisogna auspicare una migliore programmazione della spesa per evitare queste variazioni. Però inevitabilmente, voi sapete tutti i problemi che ci sono nello spendere i soldi per la collettività, perché il profano non potrebbe, io dico che chiunque dovrebbe fare l'assessore 6 mesi per capire queste cose, perché senza fare l'assessore non lo puoi capire. La macchina amministrativa pubblica è complessa, quindi per poter spendere 20 milioni di euro ci deve essere un'attività da parte di tutti complessa e corposa, perché io ritorno al punto di prima: 150 dipendenti, 50 dipendenti, capite quindi che 150 persone ovviamente svolgono il lavoro con una facilità maggiore rispetto a 50, penso che questa è un'osservazione per quanto banale però evidente, e mi rendo anche conto che per i dirigenti è difficile coordinare le poche risorse che ci sono per poter adempiere a tutti, tutto quello che è previsto dalla normativa per spendere i soldi. Però naturalmente io per tutto il tempo che resterò, fino all'ultimo giorno, cercherò con i ritardi, consigliere, glielo voglio dire, con le deficienze mie sicuramente, di riuscire a fare tutto quello che la Giunta si è proposta di fare. Perché, tornando agli aspetti positivi, io, chi non l'ha fatto, invito a leggere la parte finale della relazione dei revisori. Non siamo in dissesto, e su questo vi posso assicurare che, con tutte le critiche che spesso vengono rivolte alla dottoressa Colpicelli, finché la dottoressa Colpicelli sarà qua, il comune di Fratta Maggiore non andrà in dissesto. Forse non spenderà tutti i soldi, ma sicuramente non andrà in dissesto. Un po' come il Napoli di Laurentiis, infatti la volevamo proporre alla Juventus al posto di Giuntoli, però lei non è d'accordo. Quindi non ci sono i parametri per andare in dissesto, e questo è un fatto molto 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 positivo. L'ente ha rispettato tutto quello che le norme prevedono per essere considerato un ente in, come si dice, efficiente, non deficiente, efficiente. E quindi il conto del bilancio, nonostante le raccomandazioni dei revisori che si augurano ovviamente di poter ridurre i residui passivi, i residui attivi, di portarli a una situazione più corrispondente, perché sono io il primo a dire che probabilmente i 15 o 18 milioni del preventivo, i 15 del consuntivo, non corrispondono ai veri crediti che staranno incassati. Però diciamo che io credo, perché uno deve sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, che soprattutto rispetto a certi comuni e soprattutto anche al capoluogo di regione, che io non lo cito sempre come esempio positivo, anzi come esempio negativo, io credo che l'operato degli uffici finanziari del Comune di Fratta Maggiore, della Giunta e comunque anche del Consiglio Comunale nel suo complesso sia da considerarsi positivo, e che quindi tutto il bilancio consuntivo del 2022, visto soprattutto come volano per il preventivo del 2023,
debba essere approvato dal Consiglio Comunale. Per quanto, quindi, con tutti i problemi che vi ho descritto, dai, non ho superato i 5 minuti, no, penso 5-10 minuti, 5... ma quando mai, ma non è vero, ma non è vero, mi sembra di aver dimostrato anche ai consiglieri di opposizione di ascoltare sempre tutte le istanze, eccetera, eccetera, non di risolvere i problemi, non tutti, non ci riesco, però credo che questo bilancio... No, io non voglio fare politica, è troppo stancante. È veramente stancante. Quindi vi ripeto, io per quanto mi riguarda, ovviamente esprimo un parere favorevole, l'ho proposto io insieme alla dottoressa e al sindaco, vi invito ad approvare il bilancio consuntivo 2020. Grazie assessore. La parola all'architetto Bellini. Presidente, io chiedo 10 minuti di sospensione per la richiesta fatta prima dal consigliere Russo. Votiamo prima e poi dopo facciamo la sospensione, se per te non è un problema. Dipende. Votiamo prima. Ci dice, Votiamo prima il consuntivo e poi dopo facciamo la sospensione. Voleva la sospensione con il consuntivo? La sospensione per il consuntivo. Allora metto ai voti la sospensione effettuata dall'architetto Bellino.